Ciao Dani. Buonasera, buonasera Paola, buonasera a Buonasera a tutti, tutti. buonasera a tutti. Seconda tappa del Riparte l'Italia Tour, un giro d'Italia virtuale del Movimento 5 Stelle che non potendo stare nelle piazze, come avete visto, ha fatto qualcuno d'altro a fare assembramenti che non sono e che non erano consentiti, invece va nelle piazze virtuali, incontra ministri, sottosegretari, viceministri e approda in Calabria, una terra meravigliosa dove ci sono bellezze da vedere, c'è vino, c'è cibo straordinario, dove bisogna andare in vacanze, vero Paola? E bisogna comprare prodotti italiani. Dove c'è cultura, dove veramente potete rincontrare quello che di bello è l'Italia. Io mi scuso oggi per la voce, purtroppo per fatti noti è andata un pochino via, abbiamo dovuto parlare molto per rivendicare tutti i nostri diritti, ma oggi vogliamo parlare di Calabria. Oggi iniziamo però con la Calabria con un video che ci porta dalle immagini iniziali, bellissime, mare, cultura, storia, a delle immagini un pochino meno belle. Partiamo con... Passiamo alla proposta di legge numero 10 che è stata inserita all'ordine del giorno barra 11 di iniziativa del consigliere Aruzzolo, Pietro Paolo, Graziano, Esposito, Minasi, Caputo, Pitaro, Vito Pitaro, Bevacqua, Callipo, Francesco Pitaro, Aieta, recante modifica alla legge regionale 31 maggio 2019 numero 13, rideterminazione delle misure degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al decreto legislativo numero 174-2012. Cedo la parola al relatore Graziano. Illustra il provvedimento. Si illustra da sé? Passiamo. Illustra da sé il Sì, coordinamento allora formale. passiamo Facciamo un all'esame coordinamento formale poi, e Presidente. votazione al provvedimento. Articolo 1, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 1 approvato. Articolo 2, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 2 approvato. Articolo 3, favorevoli, contrari, astenuti. Articolo 3 approvato. Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale. Favorevoli, contrari, astenuti. Il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale, all'unanimità dei presenti. Paola, che dici? Il video che avete visto non è stato tagliato, dura effettivamente 90 secondi, il tempo che è servito al Consiglio regionale per riconoscersi nuovamente i vitalizi. Ricordate la battaglia enorme che ha fatto il Movimento 5 Stelle a livello nazionale per tagliare i vitalizi ed abbiamo avuto la soddisfazione di vincere quella battaglia. Beh, le immagini che avete visto sono quelle di una seduta dove in pochi secondi queste persone volevano riagguantare questo odioso privilegio. A questo video e alla nostra denuncia forte, nonostante non siamo ancora nel Consiglio regionale calabrese, è seguita una mobilitazione popolare e non hanno potuto far altro che tornare indietro sui loro passi. Ma di questo video e più tardi di tutto quello che riguarda purtroppo questa terra bellissima, ma martoriata da una politica disastrosa, chiamiamo su questo palco virtuale oggi in Calabria uno degli esponenti più importanti del Movimento 5 Stelle, oggi presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra. Ciao Nicola, Ciao a tutti. ciao Ciao Nicola. Nel passarti la parola volevo ricordare che quell'unanimità detta in quel video da chi presiedeva il Consiglio regionale calabrese è perché non c'era il Movimento 5 Stelle, che anche in assenza di quel consiglio è riuscito a far bloccare questa norma perché, come ha detto giustamente Paola, sono tornati sui loro passi perché li abbiamo beccati. Prima di passare la parola a Nicola, volevo ricordare un'altra cosa molto velocemente. Ci sono altre ragioni. Tutte a conduzione di centrodestra, che chi con i vitalizi, chi con l'aumento degli stipendi, chi con le auto blu o con l'aumento degli stipendi dei dirigenti da loro nominati, ha fatto questi tentativi. Sono la Sicilia, la Sardegna, il Piemonte e l'Abruzzo. Quattro regioni a conduzione di centrodestra che hanno un filo comune conduttore, cercare di mangiarsi i soldi pubblici. Che dici, Nicola, di tutto questo? Danilo, intanto ti ringrazio per aver
aver ricordato che tutto questo sia avvenuto all'unanimità, ma soprattutto ti ringrazio perché hai ricordato come cittadini organizzati, capaci di far pressione attraverso un movimento che si sviluppa attraverso i social, attraverso dibattiti pubblici, sia comunque in grado di censurare, stigmatizzare il comportamento dei politici che governano in questo caso la Regione Calabria, a tal punto da costringerli a ritirare la norma. Ora, detto che questa norma è stata approvata all'unanimità dei presenti, detto che in pratica, come si è visto, questa norma si illustrava da sé, io mi permetto di dissentire sia da Danilo che da Paola in merito alla qualità di queste immagini, che per me sono da far vedere a tutti i cittadini italiani, a tutti gli studenti italiani, per far capire quale sia il modello da buttare via, da escludere, da condannare, perché se una legge è talmente, fra virgolette, pacifica, è talmente solare da illustrarsi da sé, per poi essere ritirata due giorni dopo, beh, io butterei dal Consiglio regionale fuori tutti coloro che quella legge l'hanno approvata e poi a distanza di poche ore l'hanno appunto cassata. Questa è la Repubblica delle banane. Però ecco, io vorrei anche ricordare un'altra cosa, Danilo lo ricordava, in pratica pochi giorni fa, sempre noi calabresi ci siamo meritati l'attenzione anche di riviste online nazionali, per esempio The Post International, TP, perché è venuta fuori la storia degli autisti che vengono a prendere parecchi e parecchi soldi, e fin qui c'eravamo abituati, perché sai com'è, se fai l'autista di un politico, evidentemente se il politico guadagna tanto, anche l'autista deve guadagnare altrettanto. Arrivano commenti d'amore nei tuoi confronti, Nicola. Però volevo sottolineare che questi autisti in alcuni casi sono finanche dei politici, sono segretari di federazione provinciale giovanile, sono sindaci, sono quindi espressione di organizzazione di partito, cui il partito, causa la mancanza di finanziamento pubblico, e questo è un nostro merito perché noi gliel'abbiamo tolti quei soldi, è costretto ad andare a fare l'autista del consigliere regionale che presiede la commissione, oppure che è vicepresidente della giunta o del consiglio. Siamo alle barzellette, però io adesso so che vi devo lasciare per motivi di tempo. Volevo spendere due parole per due donne, la senatrice Taverna, che è qua, perché a me piacerebbe tanto, e questo è un discorso che faccio a tutte le calabresi, se noi vogliamo far crescere la Calabria c'è necessità che anche e soprattutto le donne calabresi, scusate un attimo, tirino fuori gli attributi e si facciano sentire. Ne avremmo necessità di 10 cugine calabresi di Paola Taverna, persone che con grinta, con determinazione, anche sbagliando perché ci sta, ma tirando fuori la volontà e la passione, fanno capire che ci sono anche loro. E poi ecco, lasciatemi dire, prossimamente ci sarà un collegamento con Lucia Azzollina. Il ministro Azzollina è stato oggetto di tantissimi attacchi, alcuni dei quali assolutamente inventati, senza capire che tutto quanto il paese sta governando una fase emergenziale, per cui ecco, lasciatemi dire che magari avessimo 10 volte Paola Taverna e 10 volte Lucia Azzollina, fermo restando che tutti, a partire dal sottoscritto, possiamo sbagliare, che quindi attraverso questi concorsi collettivi, attraverso la rete, perché si concorre a far crescere il paese, tutti possiamo suggerire al fratello, all'amico che stia sbagliando. Quindi io vi ringrazio e so che ci vedremo più tardi, ma un ultimo passaggio: la Calabria è il consiglio regionale che costa di più pro capite per cittadino italiano, quindi paradossalmente la regione più povera è quella che spende di più per i propri politici. Domandiamoci se non sia un paradosso. Grazie Nicola. Speriamo tantissimo di vederti nella terza parte del nostro incontro, perché hai tante cose da dirci e tante cose da insegnarci. Ma andiamo avanti. Ci vediamo dopo. Ciao. Sì, ciao Nicola. Ciao Paola. Andiamo avanti. Nicola, avrebbe dovuto intervenire in questo momento la ministra Azzollina, che però
è stata chiamata agli Stati Generali. Quindi posso anticipare comunque un po' di numerini sulla Calabria, Paola? Assolutamente, scusa Danilo, ma hai ragione tu, perdona. Esatto. No, detto bene, ci sarà la nostra ministra Solina, però adesso parliamo proprio di Calabria. Entriamo nel cuore di questa seconda tappa, di questo secondo giro d'Italia virtuale del Movimento 5 Stelle. Noi siamo partiti da che cosa? Chi ci ha portato a fare questo Giro d'Italia? Dal fatto che quasi tutti gli organi di stampa, i media, raccontassero che questo governo non stava facendo niente, che i cittadini, le famiglie, le imprese non ricevessero niente. Ebbene, ho qui sotto mano i dati aggiornatissimi di quelle che sono le principali misure dei decreti di questo governo, il Cura Italia e il decreto rilancio in particolare. Vado molto piano perché parliamo di famiglie calabresi, di cittadine e cittadini calabresi. Parliamo di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza. In Calabria, dati aggiornati al 15 di giugno, cioè pochissimi giorni fa, le persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza sono 184.088 per una media mensile di soldini presi di 542 euro. Pensione di cittadinanza, le persone che l'hanno ricevuta sono 7.512, un importo medio mensile di 256 euro, un totale di circa 200.000 cittadini calabresi che tra reddito e pensione di cittadinanza hanno quel grande aiuto. E Paola, lasciamelo dire, in un periodo come questo, dopo il lockdown, dopo la pandemia, dopo la crisi economica che stiamo cercando di affrontare, penso seriamente la stiamo affrontando, questi numeri sono straordinari e ci abbiamo visto lontano, ma passiamo oltre, non è finita. Reddito di emergenza, misura inserita nel decreto rilancio, reddito di emergenza che va a chi il reddito di emergenza? A quelli che non sono coperti dalle altre misure previste dal decreto Cura Italia e dal decreto rilancio in Calabria. Ascoltate bene, dati aggiornatissimi, 17 di giugno, 19.685 domande pervenute e sono state pagate ad oggi le altre, l'INPS le sta lavorando, 5.706, per farvi capire, in Italia le domande, tutte le domande pervenute per il reddito di cittadinanza di emergenza, scusate, sono 325.000, sono tante, tanti soldi. Bonus babysitter in Calabria, sono arrivato un totale di 8.722 domande per un importo richiesto di circa 7 milioni di euro, accolte 6.531 e domande su libretto di famiglia circa 5.000. Concludo dicendo, e sono numeri importantissimi questi, sulla cassa integrazione, che è la cosa per cui ci hanno rotto di più le scatole, attaccandoci quelli che non hanno mai risolto neanche un problema, diciamo, di vari Salvini e Meloni. In Calabria la cassa integrazione in deroga è stata ricevuta da 14.466 imprese, autorizzate dall'INPS 12.818, pagate 17.441, un totale di beneficiari pagati di 28.267. Questi non sono solo numeri, sono famiglie che riescono a sopravvivere, sono imprese che riescono a non licenziare e quindi a non chiudere. Possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti? Passo la parola a te. Anzi, no, ricordo l'argomento, cara Paola, che non è solo questo, perché la ministra Azzolina, che ora dovrebbe essere pronta, che ringraziamo tantissimo e che tu presenterai, ha fatto anche un decreto scuola e sta mobilitando col suo grande lavoro, insieme al lavoro del Movimento 5 Stelle e del governo, risorse per 4 miliardi di euro. E penso, Paola, che ci abbia parecchie cose da dirci la nostra ministra. Assolutamente, io non so quando la ministra si collegherà, chiedo cortesemente alla regia di inserirla immediatamente, perché sappiamo che si è resa disponibile e la ringraziamo, ma è oberata di lavoro. Ringrazio Danilo per tutte queste informazioni, che è lo scopo di questo tour. Noi vogliamo entrare nelle case dei cittadini, ascoltarvi, parlare con voi e raccontarvi tutto quello che abbiamo fatto e che i media continuano a negare. Però io mi ricollego a quello che mi ha detto Nicola, quindi nell'attesa che arrivi la nostra ministra dell'istruzione, oggi avremo la possibilità di confrontarci con più donne,
donne della Calabria, donne coraggiose che hanno dimostrato con il loro grande sforzo di portare dei risultati, donne e uomini, perché nel primo blocco io sono felice di invitare su questo palco virtuale Bianca Laura Granato, capogruppo della Commissione Istruzione al Senato, e Alessandro Melicchio, portavoce alla Camera della Commissione Cultura. Ragazzi, io ve lo dico subito, se dovesse avere disponibilità la Ministra ad intervenire, noi ci rivedremo dopo qualche minuto perché daremo la priorità alla Ministra, ma nel frattempo sono felice di avere qui una collega, donna che stimo molto e che oggi ci dà la possibilità di fare anche una serie di domande importanti, perché tu, Bianca Laura, lo sai, il Movimento 5 Stelle ha sostenuto la grande battaglia per affermare la meritocrazia nella selezione dei docenti. Ci vuoi raccontare che difficoltà ci sono state e perché è stato così importante affermare la centralità dei concorsi per esami? Prego, Bianca. Allora, intanto ciao a tutti, sono contentissima di questa bellissima iniziativa, così abbiamo anche la possibilità di illustrare tutto il grande lavoro che c'è dietro ogni decreto, ogni atto del Parlamento. Nello specifico il decreto scuola è stato particolarmente sofferto perché chiaramente in Italia c'è questa consuetudine di voler eludere quelle che sono, diciamo, le prove che mettono in rilievo, in risalto il merito, ma il merito non in quanto vogliamo premiare la persona valida e basta, ma anche in quanto il merito è garanzia dei diritti dei minori ad ottenere, ad avere la migliore formazione possibile nelle scuole statali. E infatti noi stiamo portando avanti questa battaglia proprio per consentire alle scuole statali di poter offrire la migliore proposta formativa per consentire di essere finalmente ascensori sociali. Perché è stato difficile? Perché i sindacati purtroppo hanno spesso portato avanti delle campagne invece per in qualche modo procedere a delle stabilizzazioni senza una verifica delle effettive competenze dei docenti. Adesso finalmente abbiamo posto fine a una marea di provvedimenti che hanno preceduto l'arrivo di questo governo, che non puntavano appunto a rilevare il merito, ma semplicemente a poter stabilizzare il personale senza valorizzare chi veramente investiva nella scuola sacrificio e impegno, e per dare il massimo, il meglio ai nostri studenti. Quante quindi sono state le assunzioni, Bianca Laura? Le assunzioni da concorso complessivamente saranno 48.000, quindi ci saranno 24.000 docenti assunti da concorso ordinario, 24.000 da concorso straordinario, poi ce ne saranno altri 12.000 nella scuola primaria e dell'infanzia. Quindi insomma abbiamo un buon numero di docenti che verranno assunti, e poi chiaramente insomma gli altri posti andranno assegnati anche dalle graduatorie preesistenti e anche praticamente poi ci sarà la quota riservata alla mobilità. Quindi speriamo di poter garantire continuità didattica a un più ampio numero di studenti possibile. Questo è un obiettivo importante che noi ci eravamo prefissati, anche perché non è possibile che ogni anno si alternino su una stessa cattedra diversi docenti, e che quindi appunto questa discontinuità cagioni difficoltà di apprendimento e dei servizi appunto non proprio efficienti per i nostri studenti. Grazie Bianca. E se lo dici tu, che mi sembra di non sbagliare nel ricordare che sei una insegnante, una docente di liceo scientifico?
liceo scientifico, non possiamo che fidarci di te. Ma passiamo ad Alessandro Melicchio. Alessandro, ovviamente noi abbiamo una domanda, non possiamo scavallare questa domanda. Abbiamo iniziato con un video delle bellezze della Calabria, ma siamo passati subito ad un video delle bruttezze della Calabria, avvenute all'interno del Consiglio regionale calabrese, quando si sono riappioppati i vitalizi e poi noi ci siamo accorti, l'abbiamo detto al mondo intero, e poi sono tornati sui loro passi. Però tu, Alessandro, hai fatto una proposta di legge proprio per tagliare questi costi della politica. Come sta andando? Dove si trova in Parlamento? Come sta procedendo? Ci sono dei freni, qualche difficoltà nel mandarla avanti? E come vuoi, laddove riuscissimo a farla approvare questa legge, come vuoi utilizzare questi soldi risparmiati? Grazie Danilo. Guarda, tu poco fa hai riportato dei dati interessantissimi, cioè tanti denari che lo Stato ha trasferito a tutti i calabresi, però la vicenda dei vitalizi in Regione Calabria dimostra che la Calabria e i calabresi non hanno bisogno solo di denari, ma hanno bisogno soprattutto di buona politica. Buona politica che purtroppo in Calabria spesso non c'è. E quello che è successo pochi giorni fa in Consiglio regionale lo testimonia. Noi abbiamo presentato una proposta di legge di iniziativa popolare. Io sono uno dei promotori, l'abbiamo presentata in Consiglio regionale perché non abbiamo consiglieri regionali, quindi abbiamo chiesto ai cittadini di darci la loro firma e l'abbiamo depositata in Consiglio regionale. Questa proposta di legge farebbe risparmiare oltre 3 milioni di euro ogni singolo anno a tutti i cittadini calabresi. E lo si diceva prima, il Consiglio regionale calabrese è il più costoso d'Italia e non ci si può fermare semplicemente all'abrogazione di un errore, quello che loro stessi hanno definito un errore, cioè quello di reintrodurre i vitalizi. Bisogna fare altro. Il Consiglio regionale calabrese resta ancora il più costoso d'Italia. Noi abbiamo ottenuto un risultato gigantesco in solo 9 giorni dall'approvazione di quella legge vergogna. Ne abbiamo ottenuto l'approvazione senza sedere in consiglio, però dobbiamo continuare a fare altro. Stiamo facendo altro come delegazione calabrese del Movimento 5 Stelle e stiamo chiedendo di approvare questa ulteriore proposta di legge che prevede di ridurre lo stipendio dei consiglieri regionali. L'hanno detto loro che approvano le leggi senza leggerle. Il minimo è che si taglino lo stipendio. È un qualcosa di inaccettabile. Alessandro, perdonaci, però sappiamo che è arrivata la ministra, quindi eventualmente vi richiamiamo immediatamente dopo. Io chiedo cortesemente alla regia di farci questa gradita, non più sorpresa, grazie Lucia. Grazie Lucia, siamo felicissimi di averti. Dici dove sei? Sono scappata un attimo dagli Stati Generali, ho chiesto se c'era una stanzetta dove farmi mettere e poi ritorno giù, c'è il Consiglio Nazionale dei Giovani che sta parlando. E allora io vado velocissima Lucia, però ci tengo a chiederti, specialmente in questa giornata dove sono ormai al centro gli esami di maturità e tu ti sei spesa tantissimo affinché questi esami avvenissero di presenza, volevo da te sapere come sono andate le cose e perché questo desiderio immenso che io condivido in pieno, e anzi ti ringrazio per aver fatto vivere questo momento ai nostri giovani come il più normale e il più gratificante possibile, come è giusto che sia. Intanto grazie per avermi invitata, un abbraccio a tutta la Calabria, a tutti quelli che ci stanno vedendo al momento. Allora, io ho molto insistito affinché gli esami di Stato si facessero in presenza e ti posso dire che dopo l'esperienza di Bergamo dell'altro ieri, sono assolutamente convinta di avere fatto insieme a tutto lo staff, poi insieme al resto del governo, chiaramente la scelta migliore. Vedere i ragazzi tornare a scuola, seppur con tutte le precauzioni, la sicurezza, il protocollo che abbiamo scritto, ma negli occhi tu vedevi che erano contenti, che erano felici, la stessa cosa gli insegnanti, in un momento così importante della vita, perché gli esami di Stato per certi versi rappresentano anche un rito di passaggio a quella che è l'età adulta. Ecco, quando ho visto la loro gioia, quando ho visto il maturando che ha finito l'esame, il primo che lo aveva fatto ed era felicissimo, ho detto bene, siamo andati nella direzione giusta.
giusta, ero molto emozionata perché era il primo giorno che si riaprivano le scuole e per me tenere le scuole chiuse è stato un dramma umano nel vero senso della parola, e quindi sono stata veramente veramente felice, lo rifarei, tante 100.000 fatiche, però se i risultati sono questi va bene anche non dormire la notte, va bene faticare tantissimo, perché poi vedi negli occhi delle persone la gioia del fatto che le scelte che hai fatto poi sono state apprezzate. Col senno di poi, la scelta di chiudere le scuole è stata provvidenziale per frenare il contagio, e di questo io ti ringrazio come madre anzitutto, ma come rappresentante delle istituzioni, assolutamente una scelta coraggiosa ma azzeccata, che ci ha portato però a vivere quel periodo di lockdown con la sperimentazione della didattica a distanza, che ha rilevato la difficoltà vista la digitalizzazione delle scuole italiane. E volevamo sapere cosa sta facendo il Ministero in merito a questo, anche per evitare nell'eventualità, speriamo mai, ma di situazioni che lo richiedano nuovamente, come ci stiamo attrezzando per affrontarlo. Grazie per la domanda, Paola. Questo è un altro tema caldo. Quando ad un certo punto noi siamo stati costretti a chiudere le scuole, la prima domanda che io mi sono posta era: cosa facciamo adesso? Abbandoniamo gli studenti? Oppure troviamo un modo, qualsiasi modo, intanto per iniziare e stargli vicino? E ci siamo inventati la didattica a distanza, con i mezzi che avevamo, fino a quando poi non abbiamo messo anche diversi milioni di euro per arrivare a tutti gli studenti meno abbienti, dando loro tablet, PC, connessioni. La Protezione Civile ci ha aiutato a distribuire in tutta Italia, la Croce Rossa, è stato un lavoro di squadra che è stato fatto un po' da tutti. E devo dire che, malgrado le difficoltà, questo poi si è rivelato un esperimento di digitalizzazione enorme per il paese, perché non tutti erano formati, la scuola non era pronta, non era assolutamente pronta ad affrontare un'emergenza così e a fare didattica tramite le app, tramite il PC. Ma si sono rimboccati le maniche, nella maggior parte dei casi, devo dire, con gli studenti più grandi, soprattutto scuola secondaria di primo grado e secondo grado, è andata molto bene. Qualcuno ci chiede ancora ora di continuare su quella strada, ma noi abbiamo detto che a settembre riportiamo tutti a scuola. Ma la didattica digitalizzata la puoi fare anche in classe, cioè gli strumenti nuovi, innovativi, li puoi fare anche adesso. E in più ringrazio il ministro Patuanelli perché abbiamo messo 400 milioni di euro nella banda larga per le istituzioni scolastiche, e non si chiude qui la cosa, perché il processo di digitalizzazione non riguarda solo la didattica, ma riguarda anche il Ministero dell'Istruzione, un ministero che tuttora voleva presentare 1 milione di domande cartacee dalle graduatorie d'istituto, e che noi stiamo invece digitalizzando, il Ministero si sta digitalizzando, le graduatorie, le immissioni ruolo, tutto ciò che si faceva in maniera cartacea, adesso lo si farà in maniera digitale. Penso che questo sia un enorme risultato, perché si velocizzano le procedure, si evitano anche degli errori, e questa deve essere la strada. Lucia, io ti faccio l'ultima domanda e poi ti saluto, però, anzi no, te la faccio domandina. Io, ma falla tu Danilo, perché io la faccio, non so più, sì. Ti ringrazio. Innanzitutto dalle tue parole. Danilo, non essere cattivo, Ma no, guarda, io proprio tutto meno che cattivo, guarda. Lucia, dalle tue parole già si capisce che la rivoluzione è in atto, ed è una rivoluzione che darà tanto una mano sia agli studenti che ai genitori degli studenti. Però siamo in Calabria, questa tappa qua in Calabria, una terra meravigliosa, e non possiamo fare un focus sulla Calabria. La Calabria purtroppo, oltre ad avere il tasso di disoccupazione più alto, ahi noi, che abbiamo l'Italia, ha anche un tasso di dispersione scolastica troppo alto, molto alto. Ci vuoi parlare un attimo di questo e che cosa si può fare per intervenire? Poi abbiamo una domandina dai cittadini, quindi ti rubiamo ancora proprio qualche minuto. Ok, no, ma io starei a parlare qui per ore se non fosse. Allora, la Calabria è una regione nella quale io sono stata poco prima del lockdown, insieme al Presidente del Consiglio e al Ministro per il Sud, perché avevamo fatto un bellissimo piano per il Sud con tanti miliardi da investire al Sud, proprio per rispondere a quel discorso che facevi tu adesso sulla dispersione scolastica. E ne abbiamo parlato adesso anche con i giovani che erano qui. Noi non possiamo permetterci di perdere persone per strada, anche perché se le perdi per strada rischiano di finire nelle mani della criminalità organizzata. E in questo la scuola ha un ruolo fondamentale, fondamentale. Facciamo un esempio banalissimo. Mi avevano scritto tramite la pagina Facebook privatamente dalla Calabria
una famiglia che aveva bisogno urgentemente di un PC adatto alla bambina disabile, glielo abbiamo fatto avere, e poi un'altra cosa, un montescale. Ora, è successo nella provincia di Vibo Valentia, senza quello strumento lì, quella bambina a scuola non ci poteva andare. Quella sarebbe stata dispersione scolastica. Siamo intervenuti immediatamente, abbiamo creato anche al Ministero dell'Istruzione un fondo che risponda a tutte queste situazioni, a tutte le richieste di aiuto che ci arrivano, che spesso arrivano dalle regioni del sud, anche dalla Calabria. Non vi dico la gioia della famiglia, ma credetemi, è stata una piccola cosa, cioè una goccia nel mare, ma noi abbiamo cambiato le mattine di quella bambina che poteva finalmente andare a scuola senza che le barriere fisiche che c'erano le impedissero di andare in classe. È una piccola cosa, però se le sommiamo piccola, riusciamo a migliorare la vita di tutti. Ma che testimoniano un diverso approccio che tu hai, che il Movimento 5 Stelle ha, di servizio nei confronti della comunità. Che ci stiamo a fare? Se dalla regia mandano in sovraimpressione una domanda, la leggiamo direttamente dal video, altrimenti la leggo sulla carta. In particolare la signora Loredana, eccola qua, che ti domanda, cara Lucia: in concomitanza con l'emergenza Covid, il governo riuscirà a dire addio alle classi pollaio? Domandone. Riusciremo a evitare i dimensionamenti per avere scuole a misura d'uomo, e con quali fondi, cara ministra? Questo è un domandone, sì. Però Loredana probabilmente sa che io 2 anni fa avevo presentato una proposta di legge proprio contro le classi pollaio, e Danilo, Paola mi hanno derisa. Mi hanno detto che le classi pollaio non esistevano, che le percentuali erano basse. Poi c'è stato il Covid, e il Covid ha dimostrato a tutta l'Italia che le classi pollaio, ahimè, esistono. E ad un certo punto tutti quanti, hanno iniziato a dire che bisognava diminuire il numero di alunni per classe, pretendendo che si facesse subito. Ora, voi sapete bene che idea abbiamo noi della politica, l'onestà nei confronti del cittadino, e dire: Lucia Azzolina ci crede nel fatto che le classi pollaio debbano essere assolutamente ridotte, ci aveva pensato già 2 anni fa. Però abbiamo bisogno di soldi, e i soldi delle recovery fund potranno essere utilizzati, devono essere utilizzati per questo. Nel piano di rilancio che prima stavamo spiegando ai giovani, l'ho spiegata questa cosa ai giovani che erano qui presenti. Ci vogliono quei soldi, e ci vuole il tempo per realizzare, perché ci vuole un grande piano di edilizia scolastica, devi assumere più docenti, ci vuole un po' di tempo, ma la volontà c'è tutta, e se arrivano questi soldi è la prima cosa che il governo farà. Benissimo. Grazie Lucia. Grazie mille. Guarda, con immenso piacere, buon proseguimento. Salutaci Giuseppe Conte e tutti i colleghi ministri. Grazie. Ciao ragazzi. Vai Lucia. Paola. Ciao, no, richiamiamo gli ospiti che ci stavano spiegando altre cose, il nostro Alessandro Melicchio, Commissione Cultura alla Camera, la nostra Bianca Laura Granato, Capogruppo Commissione Istruzione al Senato, e io ti lascerei terminare il discorso con Alessandro, che abbiamo interrotto bruscamente. Mentre e poi stavamo... abbiamo una videodomanda per Bianca, sbaglio? Sì. Benissimo, vai. Vai Alessandro, termina questo discorso importante che interessava a tutti i cittadini calabresi, visto che è la politica viva del paese che tu rappresenti. Vai Alessandro. Grazie, guarda, è stato un qualcosa di allucinante, perché hanno usato una scusa per dire che stavano reintroducendo i vitalizi, hanno detto: non abbiamo letto la proposta di legge. Ma come? Cioè, un qualcosa di una pezza peggio del buco, come se fosse meglio dire che approvavano le leggi senza leggerle, e non dire: guardate, è una cattiva legge, o meglio difendere quella porcata che avevano fatto. Come Movimento 5 Stelle in Calabria abbiamo ottenuto un risultato grandioso, perché in soli 9 giorni abbiamo visto abrogato quella norma schifezza, e non vogliamo fermarci qui. Nonostante non abbiamo consiglieri regionali, vogliamo continuare ad andare avanti. Abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare, che i consiglieri regionali sono obbligati dalla legge a discutere,
e stiamo cercando di fare pressioni in tutte le sedi per ottenere quest'altro risultato che vedrebbe diminuire il bilancio regionale di 3 milioni di euro. Con 3 milioni di euro potremmo fare nuovi posti letto, nuovi reparti, nuovi treni regionali. Immaginate quante persone potrebbero essere assunte negli uffici pubblici dove le piante organiche sono scoperte. È questo che stiamo chiedendo ai consiglieri regionali. Oggi c'è una giunta di centrodestra, ma l'opposizione di centrosinistra non è meglio, è un'opposizione praticamente inesistente. Il Movimento 5 Stelle sarebbe assolutamente necessario che fosse in quel consiglio regionale, non c'è, ma non vogliamo fermarci qui a questo limite e vogliamo continuare a far rispettare la buona politica, a chiedere che facciano buona politica anche tutti gli altri. Grazie. Grazie, grazie Alessandro. Mille Alessandro. Vai Paola. Ti salutiamo perché introduciamo la domanda per Bianca Laura dai nostri cittadini, il momento più importante, rispondiamo ai cittadini, vai regia. Vorrei sapere perché le indicazioni nazionali del 2012 ad oggi non sono ancora rispettate e i docenti italiani, noi docenti italiani, lavoriamo ancora sui programmi del 1985. Che cosa aspetta il ministro a fare rispettare quelle indicazioni? Grazie. Vai Bianca, il ministro, allora, ma tu sei in grado assolutamente. Rispondo subito. Allora, intanto mi stupisce molto che ci siano dei docenti italiani che non rispettino quelle indicazioni nazionali, anche perché oltre ad essere del 2012 sono state anche aggiornate poi nel 2018 e mi risulta che comunque i docenti hanno a disposizione degli organi collegiali che si riuniscono per ambito disciplinare e che devono chiaramente adeguare i piani di lavoro a quelle che sono le indicazioni nazionali. Per cui a me risulta abbastanza strana questa cosa, perché è da parecchio tempo che i programmi, che oltretutto i programmi sono ormai un concetto obsoleto che è stato messo da parte ormai da tanto tempo. Si programma per competenze, si programma per abilità, ecco, quindi sono altri gli elementi che vengono valorizzati. E i quelli che chiamavamo programmi non sono altro che dei contenuti che sono utilizzati come strumento per chiaramente poi ottenere quelle competenze. Per cui se ci sono di questi casi, io mi auguro che siano abbastanza isolati, perché poi chiaramente il ministro non può essere prescrittivo, le indicazioni nazionali non possono essere prescrittive perché confliggerebbero con l'articolo 33 della Costituzione che sancisce la libertà di insegnamento e anche chiaramente con l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche che è stata sancita nella riforma del titolo quinto, quindi all'articolo 117 della Costituzione. Per cui è normale che la ministra non intervenga a gamba tesa nella pianificazione dei lavori delle scuole, in questo caso si parla di scuole primarie. Se lo facesse, diciamo, commetterebbe un abuso e non sarebbe certo opportuno. Però ecco, io sono convinta che la maggior parte, o almeno tutte le scuole si adeguino, anche perché i piani dell'offerta formativa sono sui siti delle scuole, sono comunque visionabili, sono verificabili in piena trasparenza, scuole statali chiaramente, da tutti i cittadini e quindi insomma dovrebbero essere e sono redatte secondo quelle indicazioni nazionali. Grazie. Non avevamo dubbi, Bianca. Perfetto. Ti salutiamo. Grazie. Grazie Bianca. Salutiamo Bianca, salutiamo Alessandro. Sì, salutiamo di nuovo la nostra ministra e passiamo da un argomento importantissimo come quello della scuola a un argomento importantissimo che è la cultura e il turismo. Pensate che
di lancio abbiamo stanziato ben 5 miliardi di euro per il turismo e la cultura, che ovviamente sono settori gravemente colpiti dalla crisi dovuta al Covid-19. Pensate che turismo e cultura rappresentano il 15% del PIL nazionale e per il movimento sono ovviamente dei settori importanti e fondamentali da sostenere. E per parlare di questi argomenti chiamiamo sul nostro parco virtuale della Calabria Anna Laura Orrico, sottosegretario al MIBACT, e Margherita Corrado, portavoce al Senato della Commissione Cultura. Io vi saluto e vi ringrazio entrambe per aver accettato di essere qui con noi questa sera per poterci confrontare con i cittadini, e parto subito con Anna Laura Orrico e gli chiedo di spiegare a chi ci segue quello che è stato fatto in questa settimana sul fronte della cultura e del turismo, in queste settimane. Per quello che riguarda la Calabria, se può e deve essere rilanciata attraverso la valorizzazione e il recupero del suo enorme patrimonio storico-culturale, e se si pensa di usarlo anche come volano per un nuovo tipo di turismo culturale equilibrato e sostenibile. Grazie Paola, un saluto a te, un saluto a Danilo e ovviamente a Margherita, e buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo. È un piacere essere qui con voi. Come dicevi tu Paola, nel decreto rilancio abbiamo cercato di massimizzare l'impegno sia per il settore del turismo che per quello della cultura, che come hai ben detto sono stati i più colpiti dall'emergenza coronavirus, perché quando è iniziata la pandemia, la chiusura dei musei, delle biblioteche, dei parchi archeologici, quindi la chiusura dei luoghi della cultura, è stato un grande colpo al cuore per tutto il paese, probabilmente uno dei momenti in cui abbiamo preso coscienza che il lockdown era veramente vicino. Con questi 5 miliardi, di cui 4 sono destinati soprattutto al turismo, abbiamo cercato di innanzitutto dare un ristoro alle imprese, quindi abbiamo creato un fondo da 25 milioni di euro per consentire alle imprese di ristorarsi dalla perdita di fatturato. Abbiamo sospeso il pagamento dell'IMU, abbiamo sospeso la TOSAP, che consente quindi a ristoranti e vari locali di poter mettere all'esterno i tavolini senza dover pagare il contributo alle amministrazioni locali, e poi abbiamo istituito il bonus vacanza, che vale circa 2,5 miliardi, per consentire alle famiglie italiane di poter partire per le vacanze estive, ovviamente sperando che queste vacanze siano soprattutto vacanze italiane alla riscoperta dei luoghi della nostra cultura. E sulla cultura abbiamo investito circa 1 miliardo, cercando soprattutto di intercettare i lavoratori del mondo dello spettacolo, del mondo del cinema, i lavoratori del mondo della cultura, che sono tra le categorie più fragili, quelle a cui spesso mancano moltissime tutele. Quindi abbiamo esteso gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione anche al mondo della cultura. Abbiamo creato ben 3 fondi dedicati alla cultura, da una parte sulle emergenze, dall'altra un vero e proprio fondo da 50 milioni per aiutare non solo le imprese ad accedere più agevolmente al credito, le imprese della cultura, ma anche favorire accanto al pubblico gli investimenti del privato nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Questo ovviamente sta consentendo al mondo della cultura di respirare, ma è chiaro che l'impegno proseguirà, andrà avanti, perché il mondo della cultura, così come quello del turismo, sono assolutamente strategici per il nostro paese. Credo che in questo momento, molto probabilmente, soprattutto sul tema della cultura, stiamo apprezzando ancora di più l'immenso valore che essa ha, soprattutto per riacquisire fiducia in noi stessi e provare a ripartire con maggiore entusiasmo. Rispetto alla Calabria e al valore che può avere la cultura nel rilanciare dinamiche di crescita sociale, dinamiche di sviluppo, ovviamente anche economico, posso raccontare quello che sto cercando di realizzare sul centro storico di Cosenza, la mia città, dove
Esiste un finanziamento di 90 milioni di euro del programma operativo Cultura e Turismo che rischiavamo di perdere, ma che con tenacia ho rimesso in moto, innescando una importante partecipazione dal basso e quindi chiamando a raccolta le associazioni, i comitati, i gruppi informali che popolano il centro storico di Cosenza, e così da un dossier che non aveva alcun tipo di progetto culturale, oggi sono arrivate a circa 40 proposte progettuali che addirittura superano i 90 milioni. E ora stiamo costruendo quindi una lista di interventi che possa, attraverso il recupero, la riqualificazione del patrimonio culturale, dei beni culturali, possa restituire un'anima al centro storico di Cosenza e possa anche magari, come dire, rappresentare un piccolo esempio virtuoso dal quale altri borghi, altri centri storici, e quindi mi auguro tutto il resto della politica, non solo calabrese, possa piano piano ispirarsi per rilanciare le immense bellezze e potenzialità che abbiamo sparse non solo in Calabria ma in tutta Italia. Complimenti, complimenti Anna Laura per tutti questi progetti che concretizzano delle iniziative che sono fatte solo da persone che hanno le mani libere e che non hanno doppi fini o qualcheduno da nascondere, da avvantaggiare dietro, che sta nascosto dietro le spalle. Ma Margherita, portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, è anche archeologa, e ovviamente a te spetta quella domanda per cui in questo periodo di chiusura, per limitare il contagio e per non malarsi di Covid, tutti i luoghi di cultura sono stati chiusi. Volevo che affrontassi questo discorso e ti chiedo nello specifico su questo fronte che cosa si può fare e che cosa già stiamo facendo, come anche Anna Laura ha detto. Vai Margherita. Buonasera intanto e grazie per l'invito a questa bellissima iniziativa. Io entro un po' nel merito di quelle che sono le infrastrutture culturali, vorrei dire, della Calabria, e cioè i musei, gli archivi, le biblioteche dello Stato. Lo Stato ha investito moltissimo nei decenni passati sulla nostra regione da questo punto di vista. Infatti immagino che molti colleghi stasera parleranno di un ritardo infrastrutturale della regione, ma questo non vale nel settore cultura. Ripeto che il numero, la quantità e la qualità delle aree archeologiche, dei siti archeologici, ma anche dei musei, delle biblioteche e degli archivi in Calabria è notevolissimo. È chiaro che tutte queste realtà sono state condizionate nella loro attività negli ultimi mesi dall'emergenza sanitaria, ma accade ora che, su disposizione del segretariato generale del Ministero, entro il 30 giugno tutte debbano essere riaperte, e quindi si sta lavorando nei diversi siti per questa riapertura. Entro un po' nel dettaglio per farvi presente come la parte della regione al momento in migliori condizioni sotto questo aspetto sia la parte ionica della provincia di Reggio Calabria, dove è già riaperta la Cattolica di Stilo, dove è aperto il Museo del Territorio, per esempio a Locri, in Palazzo Nieddu, e a breve, col 1° luglio, sarà aperto anche il Parco e il Casino Macri. Saranno aperti per 5 giorni a settimana, e lo sottolineo per quello che poi vi dirò dopo. Anche a Caulonia, quindi salendo un pochino, andando un pochino più a nord, il parco è aperto e fra poco lo sarà anche il museo, così come invece scendendo nuovamente verso Reggio, a Bova Marina, sempre il 1° luglio, ci sarà questa riapertura del parco Archeoderi. Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, il cosiddetto Museo della Lavagna Grecia, invece, che aveva annunciato l'apertura per il 16, adesso la annuncia per il 26, quindi siamo comunque all'interno di quelle date. C'è qualche realtà che in questo momento soffre invece sotto questo aspetto, e credo che non sia solo una vicenda calabrese, ritengo che sia abbastanza emblematica la nostra situazione, ma sovrapponibile a quella di altre regioni, e mi riferisco in particolare a Vibo Valentia, dove addirittura il personale 9 su 13 addetti al museo si sono alla fine rivolti alla prefettura per il fatto di non aver avuto la sanificazione all'interno dei locali, e ora si sta evidentemente agendo in questo senso, perché vanno garantite, come immediatamente comprensibile, sia la
integrità, diciamo, dal punto di vista della salute degli addetti ai lavori, sia naturalmente dei visitatori. Visitatori che quest'anno probabilmente saranno soprattutto legati a quel turismo di prossimità di cui si sente parlare e che in effetti in questi giorni già si osserva in Calabria, per il quale gli aiuti che vengono appunto dal bonus vacanza sono sicuramente importanti. Ancora più a nord, mentre per esempio Cosenza, la Galleria Nazionale, quasi non ha mai chiuso, si potrebbe dire, comunque ha riaperto immediatamente, sono aperti anche gli archivi. Ecco, sul versante ionico invece Crotone, la mia città, ha una situazione molto complessa in questo momento. Solo qualche giorno fa, martedì 16, il direttore del Museo Nazionale, dopo aver osservato che il museo è piuttosto piccolo e quindi si era pensato di non riaprirlo, rassicurava la popolazione invece sulla riapertura. E a Crotone la riapertura dei musei, perché Crotone è l'unica città calabrese che ha due musei nazionali nel giro di 10 chilometri, è particolarmente importante perché in questo momento noi abbiamo il Castello di Carlo V, che è un altro straordinario attrattore, anche questo statale, affidato alla superintendenza. In questo momento è chiuso da 2 anni perché le scorie delle attività industriali che si sono svolte a Crotone per 70 anni sono state addirittura accantonate in grandissima quantità e sono leggermente radioattive anche nel castello. Quindi si aspetta che la prefettura approvi il piano di bonifica proposto dal segretariato regionale. Insomma, è una situazione complessa, quindi avere i due musei chiusi sarebbe molto grave se dovesse continuare in questo senso, come peraltro i dipendenti del museo cittadino mi hanno oggi fatto sapere che ieri è stato detto loro dalla direttrice del museo. Quindi io confido intanto nei buoni auspici della nostra sottosegretaria perché si possa aiutare a risolvere questa situazione. E in generale faccio presente che è fondamentale per un tessuto così capillarmente, dove sono così capillarmente presenti importantissimi luoghi della cultura, come appunto in Calabria, è fondamentale che tutti riaprano, che nessuno sia lasciato in qualche modo al suo destino perché magari più periferico, perché è proprio la diffusione sul territorio della cultura che garantisce poi alla popolazione la possibilità di migliorare la propria non solo dal punto di vista delle conoscenze, ma anche sul piano spirituale. La cultura ha questo come scopo, e quindi questa di possibilità che c'è in Calabria deve essere messa a disposizione di tutta la popolazione e ovviamente anche di chi vorrà venire a visitare questi luoghi anche dall'esterno. Quindi mi permetto di fare un appello perché chi non la conosce visiti questa straordinaria regione. Grazie mille Margherita, grazie mille, sei una risorsa importantissima per il Movimento 5 Stelle, per come sempre le tue competenze e anche ovviamente per la Calabria. Salutiamo sia Margherita che Anna Laura, grazie di essere salite sul palco virtuale e andiamo proprio in Calabria ad ascoltare dalla viva voce di un imprenditore calabrese gli effetti positivi delle misure del governo, che ne dica certa stampa e che ne dica certa politica. Io sono Aldo Ciurria, sono di Pizzo, sono nato qui. Pizzo è in provincia di Vibo Valentia e ho una storia da raccontarvi. Eccoci qua. Io sono una micro partita IVA impegnata nel settore alimentare, il gelato. Precedentemente producevamo e facevamo servizio conto terzi. A gennaio abbiamo deciso di realizzare un punto vendita, un traguardo, un piccolo traguardo, però appena iniziati i lavori l'ho dovuto sospendere per via del Covid-19. Eccoci qua, dopo mesi di difficoltà siamo riusciti a venirne a capo, grazie anche al contributo che lo Stato ha messo a disposizione di tutte le partite IVA. Io ne ho fatto richiesta delle 600 euro e ho ricevuto in tempi programmati e anche la seconda tranche io l'ho ricevuta in automatico. Ora attendiamo questa da 1000 e nulla esclude il fatto di avvalerci anche di queste nuove iniziative delle 25.000 euro o quello del fondo perduto per poter dare una spinta alla nostra attività. Volevo ringraziare questo governo per le aver emanato questi provvedimenti che ci ha dato dignità
come padre, come imprenditore e come cittadino italiano. Che bello, bello, bello. Sì, queste sono le cose che ci danno la forza di andare avanti ogni giorno. Andiamo avanti su questo palco virtuale con i nostri nuovi ospiti che ci portano in un'altra parte della puntata, che sono Laura Ferrara, portavoce al Parlamento europeo, Paolo Parentela, portavoce alla Camera in Commissione Agricoltura, e Giuseppe Di Ippolito, portavoce alla Camera della Commissione Ambiente. Io vi ringrazio, vi saluto, benvenuti e grazie ancora per essere stati qui. E io parto al volo e vi chiedo, ragazzi, di mantenerci un pochino nei tempi, perché con la ministra Zolina siamo andati un po' fuori dai tempi, ma nel rispetto delle cose importanti che ci dovete dire, io comincerei con la nostra rappresentante in Europa, perché tu hai sentito questa buona storia, hai sentito l'importanza delle ricadute, delle misure del governo. Oggi sta accadendo molto anche in Europa, con il Consiglio d'Europa, con il Consiglio europeo, e sappiamo che i fondi che riusciremo ad ottenere tramite il Recovery Fund, tramite questo Next Generation EU, saranno importantissimi per l'economia italiana. Quindi quello che ti chiedo, Laura, è, in questo momento si è scollegata, io amo la diretta, è tornata Laura, eccola qui. Laura, velocemente, raccontaci questa Europa che abbiamo fortemente scosso dal suo torpore, l'abbiamo portata a tornare un'Europa sociale, finalmente in azione per i cittadini. Cosa sta accadendo? Queste risorse, questi fondi, Next Generation EU, Recovery Fund, siamo nelle tue parole, anzi, aspettiamo le tue parole. Ciao, allora, ciao Paola, Danilo, Pino, Paolo e tutti coloro che ci stanno seguendo. Ho acceso la luce perché mi sono vista proprio buia e, insomma, era piuttosto triste vedermi così. Allora, stiamo lavorando molto a livello europeo per cercare di avere finalmente delle risposte da questa Unione Europea, nel senso che tante volte ci è stato chiesto dai cittadini, giustamente, dov'è l'Unione Europea in un momento così delicato, così importante, così drammatico per tutti i cittadini europei. Ed è chiaro che quindi si aspettava una risposta rapida e incisiva ed efficace. Devo dire che il nostro Premier ha fatto un lavoro molto importante, sia da un punto di vista diplomatico, sia da un punto di vista politico, con fermezza, con determinazione, è riuscito a portare sul tavolo una proposta che prima non rientrava nell'immaginario europeo, perché purtroppo si continuava a fare riferimento a vecchi strumenti che non erano assolutamente pensati per gestire e affrontare la situazione emergenziale che stiamo vivendo in questi giorni, e che quindi erano, ripeto, inadeguati e peraltro anche penalizzanti per il nostro paese. Il riferimento chiaramente va al MES, al Meccanismo Europeo di Stabilità. La proposta che siamo riusciti a portare invece sul tavolo era ciò che chiedevamo da tempo, ovvero una condivisione del debito europeo, dei finanziamenti a fondo perduto, e dunque ciò che inizialmente veniva chiamato Recovery Fund e che poi è stato ribattezzato come Next Generation EU. Adesso è chiaro che abbiamo, tra virgolette, festeggiato rispetto a questo primo step, perché il fatto che, ripeto, prima non rientrasse neanche nell'immaginario europeo e poi sia stata una proposta sempre più discussa e fino ad arrivare ad essere concretizzata di fatto e ad essere oggetto di negoziazione tra i vari stati membri, è già un ottimo risultato per il Premier Conte e per tutta l'Italia, evidentemente per il nostro paese. Ora però si apre un secondo step ancora più delicato, ancora più importante, che è quello della negoziazione in seno al Consiglio europeo tra tutti gli stati membri dell'Unione Europea. E come avrete, insomma, letto, è chiaro che ci sono delle visioni diverse, delle posizioni diverse, ci sono, cercando di riassumere un po', ci sono le posizioni che coincidono con quelle dell'Italia, quindi quelle dei paesi, per così dire, del sud del Mediterraneo, che chiedono a gran voce che la più grossa fetta di questo Next Generation EU sia rappresentata da finanziamenti a fondo perduto.
Quindi rispetto alla risoluzione del Parlamento, che era ancora più ambiziosa, quella che poi la proposta che poi è arrivata dalla Commissione vede però 2/3 di finanziamenti a fondo perduto, 1/3 di prestiti, che insomma, se restasse tale, sarebbe comunque un aiuto estremamente importante per il nostro paese, che peraltro diventerebbe il primo beneficiario tra i paesi europei. Poi ci sono, ed è una cosa ottima, Poi ci sono altri paesi che, insomma, ripeto, come avrete letto, sono i paesi cosiddetti frugali, che invece vorrebbero tutto come prestito e quindi nessun tipo di finanziamento a fondo perduto. E poi ancora ci sono quei paesi ritengono che non si debba ragionare sostanzialmente in termini comunitari, ma che ognuno pensa a se stesso e quindi non è necessario alcun tipo di aiuto da parte dell'Unione Europea. Quindi è una partita estremamente complessa, una partita estremamente delicata, che quindi richiede in primis una compattezza al nostro interno, cioè la compattezza dal punto di vista italiano. Purtroppo tutti gli attacchi beceri che arrivano da parte dell'opposizione non fanno altro che indebolire la posizione dell'Italia e quindi andare a discapito dei cittadini italiani. Io questo lo voglio sottolineare, perché nel corso di negoziati estremamente importanti, in cui stavamo chiedendo a gran voce uno strumento come quello del Recovery Fund che potesse aiutare i cittadini italiani, noi avevamo un Salvini o una Meloni che per ogni singola riunione, anche informale, che avveniva a livello di Consiglio europeo, erano subito pronti a fare il post con mezza. Poi, Laura, puoi ricordare cosa hanno votato i loro rispettivi partiti o gruppi parlamentari europei al Parlamento europeo riguardo al Recovery Fund? Sì, peraltro è stato anche vergognoso, perché hanno cominciato a insinuare il dubbio nelle persone che il Recovery Fund fosse di fatto la stessa cosa del MES. Allora, a parte che hanno votato, si sono astenuti rispetto al Recovery Fund, accampando delle scuse, ripeto, vergognose, e siedendo al fianco di chi, intervenendo in seduta plenaria, diceva che aiutare paesi come l'Italia equivaleva a effettuare un suicidio politico. Quindi ecco, sì, li abbiamo visti tutti. Era come se scommettessero sul fallimento dell'Italia, il governo, e quindi per avvenire in patria ad attaccarli, vero? Ma purtroppo sì, è esattamente così, e purtroppo in ogni singola riunione di commissione parlamentare non fanno altro che cogliere l'occasione per sferrare degli attacchi al governo italiano. Ci è stato riconosciuto da tutti, a partire dalla Presidente della Commissione europea al Presidente del Consiglio europeo, il grande impegno che l'Italia ha avuto, il grande sacrificio che è stato portato avanti da tutti i cittadini italiani, e come di fatto poi l'Italia abbia rappresentato una guida per tutti i paesi europei nella gestione della situazione emergenziale. Ecco, a fronte di questa presa d'atto e di questa consapevolezza, loro continuano a sferrare gli attacchi dicendo che ci sono stati dei soprusi, che le misure di prevenzione sono state eccessive. Ma d'altronde lo vediamo, Salvini che va in giro a scattare i selfie senza la mascherina e che richiama assembramenti in barba, ecco, a tutte le norme di precauzione e di sicurezza che con grande sacrificio si sono tenute fino a pochi giorni fa, insomma, dalla misura dell'incoscienza e dell'irresponsabilità di queste persone. Conosciamo bene Salvini, grazie proprio. Laura, grazie per grazie, la tua grazie mille Laura, non mollate neanche voi ovviamente al Parlamento europeo. Grazie mille Laura, andiamo avanti con il nostro Paolo Parentela, Commissione Agricoltura, portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, amico e compagno di tante battaglie, a cui ovviamente non possiamo far altro che parlare di agricoltura, ma soprattutto di che cosa hanno e come hanno inciso il decreto Cura Italia e il decreto rilancio sull'agricoltura calabrese. Caro Paolo, ce ne vuoi raccontare, ce ne vuoi parlare? Con piacere, caro Danilo. Ciao Paola, e un saluto a tutti. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Dunque, a causa dell'emergenza Covid, io voglio aprire una piccola parentesi e ringraziare tutto il sistema agroalimentare, anche quello calabrese, che hanno dato la possibilità di mantenere solido anche
dal punto di vista dello stato sociale, dopo la sanità il settore agricolo è quello che ha tenuto molto duro e ha dato ottimi risultati in un periodo molto particolare e delicato del paese. Quindi ringrazio davvero tutto il sistema agroalimentare, dai contadini ai trasportatori, ai trasformatori e ai distributori. E detto questo, nei due decreti, durante l'emergenza Covid, quindi il Cura Italia e il decreto rilancio, abbiamo proprio fatto una epocale riforma dell'agricoltura. Siamo riusciti a inserire diverse battaglie storiche del Movimento 5 Stelle e grazie anche al governo, grazie anche al nostro sottosegretario all'agricoltura, siamo riusciti anche a portare grandissimi risultati. Sono davvero tanti, io invito tutti coloro che sono interessati al tema a leggerli, anche perché poi andiamo a finire anche nel tecnicismo, ma io vi sintetizzo quelli più importanti, che riguardano anche le colture calabresi. In Calabria si coltiva principalmente olivicoltura, il 30% della superficie utile agricole sono appunto uliveti, poi ci sono molti agrumeti, quindi molti alberi, molti frutti da albero. E noi abbiamo dedicato nell'ultimo decreto un fondo di 500 milioni, quindi 500 milioni di euro per le filiere in crisi, quindi ricadono anche il settore olivicolo, il settore agrumicolo, il settore cerealicolo. Quindi poi andremo a definire, perché poi è previsto un decreto ministeriale su come devono essere spesi questi soldi, ma l'occasione è ghiottissima. Perché? Perché sono anni che noi spingiamo per fare i piani strategici, i piani di settore, e che non vengono fatti, anche perché mancavano i fondi. Ora i fondi ci sono, quindi non ci sono più scuse, possiamo davvero rilanciare questi settori importantissimi anche per l'economia calabrese e per tutto l'Italia. Inoltre noi ora in fase di conversione del decreto rilancio stiamo anche dedicando un fondo di 40 milioni di euro per le filiere cosiddette minori, che sono strategiche e molto importanti. Mi riferisco al settore brassicolo, al settore apistico, quindi l'apicoltura che è molto sentita anche dagli ambientalisti, perché le nostre amiche api servono anche per poter creare il cibo e per poter, quindi il loro servizio di impollinazione è fondamentale, ma è fondamentale anche per il reddito dei nostri apicoltori. Il settore anche della canapa, che è un settore che deve essere rilanciato, mi riferisco alla canapa agroindustriale, deve essere rilanciato, e noi in questo decreto prevediamo anche un emendamento che va finalmente a sanare un problema legato ai fiori della canapa agroindustriale, e inoltre anche il settore della frutta in guscio, quindi mandorle, nocciole, castagne, pistacchi. Quindi sono tutti settori in cui la Calabria per fortuna è coinvolta, soprattutto il comparto delle nocciole. Abbiamo fatto poi diversi interventi anche per dare l'accesso al credito alle aziende agricole. Attraverso Ismea, noi con il decreto Cura Italia abbiamo dedicato 50 milioni, ora con il decreto rilancio siamo riusciti ad ampliare questo fondo con 250 milioni. Questo perché abbiamo visto che funzionava la misura, molte aziende hanno potuto avere l'accesso al credito tramite Ismea, e quindi ora arrivano altri 250 milioni per dare ossigeno alle nostre imprese. Inoltre abbiamo un piano di rilancio del Made in Italy, oltre un miliardo di euro, per poter rilanciare anche le esportazioni nel mondo. Abbiamo parlato nella prima tappa in Basilicata proprio con Mario Di Stefano, che se ne è occupato in prima persona. Esatto. Concludi, grazie caro, vai. Poi, Paolo. C'è un fondo per la distribuzione delle derrate alimentari per gli indigenti, abbiamo dedicato anche un fondo per l'innovazione, per le start-up. Allora, in agricoltura, guardate, in Calabria sono quasi 140.000 le imprese agricole. Allora, io voglio dire ai calabresi che bisogna investire su questo settore primario, perché la Calabria è a vocazione agricola e turistica. Quindi questo sta portando alla nascita di nuove start-up, giovani che prima vivevano in Nord Europa, che stanno tornando in Calabria facendo aziende agricole, investendo su questi settori strategici. Si può creare lavoro e soprattutto un lavoro che rispetta la terra ed è sostenibile. Quindi noi stiamo spianando la strada a questo percorso, e appunto sono tantissime le altre misure. Grande. Poi ne hai già dette tante, e testimonia la concretezza di quell'azione che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti e che significa far tornare anche i giovani, come hai detto te.
Grazie ovviamente Paolo, non andartene perché abbiamo per te anche una domanda di un cittadino che ha voluto rivolgere proprio a te sull'agricoltura, ma con questa concretezza passiamo ad un'altra concretezza. Con il caro Giuseppe Di Ippolito parliamo del super bonus del 110% per la riqualificazione energetica e antisismica delle nostre abitazioni, e il nostro Giuseppe, che a cui chiediamo sintesi perché stiamo sforando un po' con i tempi e ti ringraziamo già in anticipo per questo, ovviamente ti chiediamo quali e quanti benefici questo super bonus può avere in Calabria, come possiamo mettere a terra tutti questi soldi. Vai Giuseppe. Sì, grazie Danilo, saluto anche Paola e saluto tutti quelli che ci ascoltano. Voglio subito dirti che il settore dell'edilizia, che sarà interessato dalla misura dell'eco bonus e del sisma bonus, occupa in Calabria un aspetto molto, uno spazio molto rilevante, perché riguarda il 13% del PIL, dell'intero PIL regionale. Questo significa che queste due misure, che secondo me sono qualcosa di straordinario e sulle quali la mia commissione ambiente lavorava già da mesi, saranno in condizioni in Calabria di movimentare qualcosa come 4 miliardi di euro dedicati a aziende che in questo periodo di lockdown avevano praticamente interrotto le loro attività e che riprenderanno nella maniera migliore, nella maniera più produttiva le loro attività. Perché dico nella maniera migliore, nella maniera più produttiva? Perché l'aspetto da considerare non è solo quello economico, perché queste due misure sono una straordinaria opportunità in termini di sicurezza e di risparmio energetico. Rendere sicuri i nostri fabbricati attraverso il sisma bonus in una regione come la Calabria, che è ad altissimo rischio sismico. Ci sono zone della Calabria, per esempio la zona più meridionale in prossimità di Reggio Calabria, dove il rischio sismico è il massimo conosciuto nel livello delle valutazioni scientifiche. Quindi lavorare sulla sicurezza, lavorare su un'ipotesi di messa in sicurezza dei fabbricati, oltre ad avere il riflesso economico che dicevamo, mettere in moto 4 miliardi di euro, significa garantire sicurezza ai cittadini. Peraltro il patrimonio edilizio calabrese, il 60%, cioè più della metà del patrimonio edilizio calabrese, è rappresentato da fabbricati costruiti prima del 1970, cioè prima delle varie legislazioni che si sono susseguite in materia di vincoli antisismici. Quindi sono tutte abitazioni che si trovano in una situazione di irregolarità, oltre che in una situazione di pericolosità. E venendo all'ecobonus, perché cerco di raccogliere l'invito alla brevità, beh, qui come posso non sottolineare che vivere in una casa ben coibentata e resa efficiente dal punto di vista energetico consente non solo di risparmiare sulla bolletta energetica che paghiamo, ma ci trasforma in cittadini attivi, perché provoca effetti benefici anche in termini di riduzione di inquinamento atmosferico. Quindi interveniamo da cittadini attivi a evitare le situazioni climaticamente dannose. Concludo soltanto dando le due notizie forse più importanti. Vai. Eco bonus e sisma bonus consentono
una detraibilità fiscale che va dall'85% al 110%. Detraibilità fiscale che può essere ceduta all'azienda che esegue, alla ditta che esegue i lavori, e la ditta a sua volta può cederlo alla banca. Tutto questo significa che tutti questi lavori, 4 miliardi di lavori movimentati nel settore edilizia, il cittadino non tirerà fuori neanche un euro. Grande, grazie, grande, grande. Grazie, quello, Giuseppe, che ci ha detto, quello che ci ha detto il nostro Giuseppe, come quello che ci ha detto prima il nostro Parentela, è tutto vero, non stiamo inventando niente e stiamo facendo queste tappe in giro per l'Italia per fare controinformazione, perché questi sono fatti veri, fatti concreti da persone, cittadini normali prestati alla politica, che hanno fatto quello che i cittadini, di cui avevano bisogno i cittadini. Quindi dateci una mano. Grazie ovviamente a chi ci sta seguendo, grazie tante, perché sono dirette molto lunghe e tutti siamo stanchi, ma è molto importante. Condividete il video, riguardatelo domani, condividetelo anche domani, perché tutte queste informazioni sono a prova di verità, sono vere. Sono veri, sono inconfutabili. Ma te, Paolo, ti faccio una domanda molto velocemente da Teresa. E la tua risposta deve essere flash, perché la domanda è flash. Perché a nessuno, eccola lì, perché a nessuno dei percettori del reddito di cittadinanza è stato offerto un lavoro in agricoltura e avete preferito aprire alle richieste della Bellanova? Vai, Paolo. No, assolutamente. Con il ministro Bellanova c'è stata solo una discussione in merito, ma è come giusto che sia, visto che siamo due forze politiche diverse. Ma per quanto riguarda, do questa notizia perché è importante, perché molti ancora non lo sanno, tutti i percettori del reddito, ma non solo, tutti coloro che percepiscono un ammortizzatore sociale possono essere assunti da aziende agricole con un contratto di lavoro stagionale, quindi un contratto di lavoro a tempo determinato, e senza perdere il beneficio del reddito di cittadinanza. Quindi questa, perfetto, è una grandissima notizia per coloro, perfetto, che vogliono guadagnare un po' di più, soprattutto in questo periodo, e dare una mano anche alle aziende agricole che in questo periodo hanno una carenza di forze di lavoro. L'esatto opposto di quello che raccontano sulle TV, l'esatto opposto di quello che raccontano sulle TV. Grazie ragazzi, è stato un infinito piacere. Grazie, 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 ci vediamo, Paolo, presto. Grazie, grazie. Fine mille. Della seconda parte. Non c'è. Ora ci saranno altri ospiti e ci sarà anche lo stacchetto. No, non c'è. Attenzione dalla regia, se non c'è lo stacchetto non c'è nessun problema. Allora andiamo avanti senza stacchetto, entriamo nella terza parte importantissima, infrastrutture e antimafia. E chi possiamo, chi altro può essere insieme a noi sul palco del Riparte l'Italia Tour, se non il vice ministro dei trasporti e delle infrastrutture, il nostro Giancarlo Cancelleri. Forza, sali sul palco, Giancarlo. Eccomi. Grande ragazzi. Grazie, grazie Giancarlo. Ti abbiamo fatto aspettare un po', Giancarlo, abbia pazienza, abbiamo un quarto d'ora di ritardo. Comunque sia, la tua presenza è fondamentale, Giancarlo, e ti ringraziamo tantissimo, perché te lo dice un ex ministro che sa che cosa significa stare in quell'immenso ministero con 7-8 mila dipendenti. Ma andiamo subito, siamo in Calabria. Siamo in Calabria e sappiamo perfettamente dai dati oggettivi e statistici che negli ultimi 2 anni c'è stata un'inversione di rotta importantissima, in positivo, nelle infrastrutture in Calabria, in Calabria, negli aeroporti, nei porti e in generale la 106 Ionica, ad esempio. Ci puoi fare un po' il punto della situazione, Giancarlo? Ciao Paola, ciao Danilo e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Beh, innanzitutto ti dico una cosa, che grazie al tuo enorme lavoro fatto da ministro, oggi in Calabria hanno una speranza in più. Stiamo finalizzando tantissimi lavori che tu avevi avviato, e grazie anche al lavoro dei parlamentari, che davvero i colleghi calabresi sono infaticabili e sono davvero molto molto bravi e sempre presenti, e mi chiedono tantissime, mi danno tantissimo lavoro, lo faccio con piacere. E con loro abbiamo attivato e abbiamo finalizzato tantissime delle cose che avevi avviato tu, ad esempio il porto di Gioia Tauro, partiamo da lì, tu l'hai ripreso dal nulla, grazie al commissario Agostinelli si è potuta insediare una società molto seria che ha
finalmente fatto diventare il porto di Gioia Tauro uno dei più importanti del sud, se non addirittura il più importante. Ma tu non lo sai, c'è una sorpresa che tra un po', scusa se ti interrompo Giancarlo, tra un po' si sarà in diretta il nostro portavoce al Senato Audino dal porto. Ah, benissimo. E lui è uno di quelli che lavora tantissimo, per esempio, proprio su Gioia Tauro. Ho la pelle d'oca a vedere le mega gru dietro le spalle di Giuseppe. Scusami Giancarlo, vai. Bene, bene. E allora abbiamo finalizzato quello che era un problema di la ferrovia che non riusciva per effetto del fatto che era una, cioè lì c'è praticamente un ingorgo, una doppia S praticamente ferroviaria. La ferrovia era della regione e col vecchio presidente della regione non siamo mai riusciti a risolvere questo problema. Quando si sono fatte le elezioni, ho contattato immediatamente il presidente Santelli della regione Calabria e con lei abbiamo liberato praticamente questa opportunità per il porto di Gioia Tauro. Oggi è una realtà perché sia l'area Corap che c'è dietro il porto, quindi la vecchia zona industriale abbandonata, che anche questo passante ferroviario verranno dati all'autorità portuale di Gioia Tauro, e che con le risorse a disposizione potrà effettuare i lavori e far arrivare finalmente i convogli ferroviari da 750 metri. Cioè Gioia Tauro diventa un porto alla stregua di Amburgo, alla stregua di Rotterdam, alla stregua dei grandi porti nazionali e internazionali, e questo in una zona come quella di Gioia Tauro e della Calabria è una cosa enorme. Poi abbiamo sbloccato i lavori dalle piccole cose, attenzione, siamo partiti fino ad arrivare alle grandi, i lavori sul porto di Vibo Valentia, io so che tu avevi lavorato su questa cosa, siamo riusciti con Riccardo Tucci a chiudere la questione, finalmente sono arrivati i soldi, i finanziamenti e fra qualche giorno cominciano anche i lavori. Che bella cosa vedere che finalmente ripartono dopo tanti sacrifici fatti da noi del Movimento 5 Stelle su quel territorio, finalmente c'è un'opportunità in più anche lì. La strada che non c'è, raga, una strada realizzata e poi che finisce praticamente nel nulla. Tanti comuni li abbiamo attivati, li abbiamo messi insieme e stiamo cercando di insieme con ANAS, che sta facendo un lavoro egregio anche in quella regione, e cercheremo di trovare il progetto migliore per dotare a quella parte interna della Calabria dimenticata da tutti anche una possibilità. Poi c'è la 106 Ionica, il Megalotto 3, la più grande. Non dire tutto adesso perché mi sembra che Paola ti debba fare un paio di, anzi, tre domande in una. Ma da chi, Paola? Io non te ne faccio tre in una, ti posso fare una domanda da un contributo che ci è arrivato direttamente dal TGR Calabria da parte del giornalista Massimo Ranari, ed invito la regia a mandare online la domanda direttamente a Giancarlo. Domanda per il sottosegretario Cancelleri da Massimo Ranari, TGR Calabria. La Calabria ha bisogno di grandi opere? I primi due esempi che mi vengono in mente sono il ponte sullo stretto e l'alta velocità. In particolare in questi giorni si parla di una nuova linea ad alta velocità tra Paola, Cosenza, Sibari, la dorsale dello Ionio su fino a Taranto. Grazie. Vai. La Calabria ha bisogno di grandi opere perché è una delle terre più dimenticate dai governi nazionali precedenti, e solo noi stiamo mettendo davvero tanto. Ma ha bisogno ovviamente di diventare e di non essere più un deserto infrastrutturale, ma di diventare una regione moderna. Quando sento parlare di ponte sì, ponte no, a me non appassiona onestamente, ve lo dico chiaramente. Se si parla di piano per il sud e ci mettiamo i miliardi di euro per portare l'alta velocità da Salerno a Palermo, per dare la possibilità ai cittadini calabresi di avere strade efficienti che non vengano chiamate strade della morte come la 106 che porta a Crotone, allora lì avremo fatto un servizio importante. Quelle sono le priorità che secondo me in quel territorio dobbiamo portare. Poi tutto il resto verrà da sé. Però cominciare a pensare che dobbiamo parlare oggi di ponte quando colleghi due deserti infrastrutturali, perché poi la Sicilia non sta messa meglio della Calabria, mi sembra davvero stucchevole e fuori luogo. Pensiamo ad un piano per il sud che Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia possano davvero diventare il centro di grandi investimenti e che possiamo finalmente azzerare il gap infrastrutturale che c'è fra il sud e il nord del paese. E adesso, caro Giancarlo, non solo hai avuto la domanda dal TG regionale Calabria, ma avrai anche una domanda anche da Luigina.
Prego, mettetela in sovraimpressione che la leggiamo. Perché la Calabria deve essere così difficile da raggiungere, caro Giancarlo? Sentiamo la mancanza dei trasporti pubblici come treni, aerei, eccetera. È vero che l'aeroporto di Crotone verrà chiuso momentaneamente? Diamo delle buone notizie a Luigina, dai Giancarlo. L'aeroporto di Crotone può riaprire quando vuole. Noi abbiamo messo nel decreto che gli aeroporti che non hanno fatto richiesta di riapertura, e Crotone non ha fatto richiesta di riapertura, sono chiusi fino al 14 di luglio. Perché? Perché vuol dire che effettivamente non quanto ci sono più. Adesso insieme con i parlamentari stiamo facendo richiesta a tutte le compagnie aeree se sono intenzionate a fare attività volativa sullo scalo di Crotone. È importante. Tu, quando eri ministro, ci hai messo 9 milioni di euro per la continuità territoriale, 4 milioni e mezzo ci sono da parte della regione per fare delle attività volative in continuità territoriale. Questa cosa l'abbiamo portata avanti, siamo adesso alla conferenza dei servizi definitiva e quando verrà chiusa avvieremo la gara d'appalto, quindi un'opportunità in più per un territorio che è fortemente isolato ma che non deve rimanerlo ancora a lungo, quindi ci stiamo lavorando e questa è una cosa importante. Grazie mille Giancarlo, grazie per il lavoro che fai, grazie mille Giancarlo, e col Movimento 5 Stelle al governo è tornata l'attenzione su regioni abbandonate come la Calabria e anche la tua meravigliosa regione Sicilia, dove è tornata l'attenzione, i soldi e torneranno le infrastrutture grazie alle nostre iniziative. Paola? Mi permetto di ringraziare Giancarlo, attuale vice ministro, e di ringraziare anche Danilo, ex ministro, per questo enorme lavoro che avete fatto in questa regione importantissima. E per introdurre i prossimi ospiti, però li introduciamo. Intanto salutiamo Giancarlo. Grazie mille, sappiamo che siamo stati a collegarvi. Introduciamo i prossimi ospiti con un video. Nel frattempo ringrazio Giuseppe, che vedo collegato in esterna. Abbiamo fatto un po' tardi, ci perdonerai. Prego la regia con il video. 3 giugno 2020, oggi è un giorno importante per diversi motivi. Il primo giorno in cui, dopo il lockdown imposto dall'emergenza coronavirus, è possibile spostarsi fra le diverse regioni italiane. Ed è il giorno in cui parte il collegamento di Trenitalia Torino-Reggio Calabria. Per la prima volta un Frecciarossa, simbolo dell'eccellenza Made in Italy, collegherà il nord e il sud d'Italia senza cambi intermedi. È un treno che guarda al futuro perché avvicina il paese in un momento in cui l'Italia è chiamata a ripartire, ed è un treno che ricorda anche il suo passato, quello dei treni del sole, dei viaggi della speranza, di tanti che lasciavano il proprio paese, la propria terra, per viaggiare verso il nord in cerca di fortuna e lavoro. Oggi il mondo è cambiato, i trasporti sono cambiati e i treni del sole hanno lasciato posto alla Frecciarossa e ai suoi comfort, ai comfort dell'alta velocità. Viaggeremo oggi fra Torino e Reggio Calabria per raccontare questo primo viaggio che in qualche modo resterà nella storia. Come vedete qui al binario 16 della stazione di Torino Porta Nuova ci sono i controlli che vengono fatti con i termoscanner e il treno è attrezzato con tutte le misure di sicurezza che il gruppo FS Italiani ha messo in campo per contrastare, per il contrasto al Covid-19. Bellissimo video che introduce un'altra ospite, Rosa Silvana Abate, portavoce al Senato della Commissione Agricoltura, e il nostro Giuseppe Audino, lo vedete già in video. Salve, buonasera a tutti. Collegato dal porto ed è portavoce al Senato nella Commissione Lavoro. Io, Giuseppe, ti chiedo la gentilezza di attendere ancora un minuto, perché questo video che abbiamo visto mi permette di parlare con Silvana che del fatto che la Calabria arriva al Frecciarossa fino a Reggio, ma anche a Sibari. So che sono stati potenziati sia il Frecciargento sia i regionali. In generale, comunque, la regione sta vivendo un momento di grandi cambiamenti per quello che riguarda il trasporto ferroviario. Ora, Silvana, insieme a te, capiamo quanto incide questo tema sulla vocazione turistica della tua regione e anche sul tessuto produttivo della regione, ora che finalmente le merci potranno viaggiare su linee ferroviarie decenti. Dici quali possono essere le conseguenze positive di questo grande lavoro che, come abbiamo sentito, è stato portato avanti prima da Danilo e ora seguito benissimo da Giancarlo. Buonasera a tutti, grazie Danilo, grazie Paola per questa opportunità che ci date di illustrare a tutto l'enorme lavoro che stiamo facendo in Calabria e l'attenzione, la posizione di privilegio che ha la Calabria nell'agenda politica del Movimento 5 Stelle e nel governo del cambiamento. Danilo è venuto tante volte in Calabria, anche Cancelleri adesso sta ritornando spesso in Calabria, ma non per fare le solite passerelle politiche, ma per portare dei servizi
servizi, servizi che i territori hanno richiesto più volte. Parliamo di questo importantissimo traguardo, di questa freccia rossa che collega Torino a Reggio Calabria. E questo che cosa significa? Significa che finalmente riusciamo non a fare andare via le persone dalla Calabria, ma a portarle, perché come diceva Paolo, la Calabria è terra meravigliosa, è una terra che ha delle strutture recettive anche adeguate per ricevere un flusso turistico importante, ma la gente non poteva venirci perché la gente non aveva questa possibilità di viaggiare su treni comodi, doveva arrivare facendo chilometri su strade che in un certo senso erano anche insicure. E adesso invece abbiamo questo importantissimo traguardo e voglio dare una particolarità su questo progetto della freccia Torino-Reggio Calabria, perché è il collegamento più lungo d'Europa ad alta velocità, che percorre 1266 chilometri, quindi abbiamo anche un primato, il Movimento 5 Stelle che porta un primato in una regione completamente abbandonata. Che bello vedere il tuo orgoglio. Se non svenduta dalla vecchia politica. E allora abbiamo questa costa tirrenica che già era servita un po' più della Ionica, perché è corridoio europeo, quindi congiunge la Calabria direttamente con l'Europa, che arriva alla Freccia Rossa, e non solo, la Freccia Rossa arriva anche Italo, perché dalle cose buone nascono cose buone, quindi si apre al mercato concorrente di quelli che sono i trasporti, arriva anche Italo e per la prima volta la Calabria diventa una meta importante, una meta che viene collegata in tutta Italia. Infatti qualcuno parlando di Toninelli e parlando del lavoro svolto disse che il Movimento 5 Stelle è il nuovo Garibaldi, perché effettivamente poi se passiamo alla fascia ionica abbiamo una fascia ionica completamente abbandonata. Ma perché? Perché la vecchia politica aveva deciso di dismetterla, e la testimonianza di questo io l'ho avuto l'altro giorno, perché sto seguendo anche l'elettrificazione del tratto Sibari Crotone, questo lo dico a Toninelli, e hanno detto che su questa tratta insisteva non un divieto assoluto di edificabilità, quindi la difficoltà a mettere i pali per l'elettrificazione, ma esisteva, avevano messo un vincolo assoluto di elettrificabilità. Questo significava che il trasporto della Calabria sulla fascia ionica era stato dirottato sul trasporto su ruota con tutto quello che questo trasportava. Poca sicurezza, viaggi scomodissimi sulla strada, sulla 106 della morte. Allora portare anche l'elettrificazione da Sibari a Crotone, che cosa significa? Significa poi proseguire fino a Reggio Calabria, chiudere l'elettrificazione nella regione e fare in modo che dalla Calabria si possa partire tranquillamente, ma si possono ricevere i flussi turistici importanti. Parliamo anche delle merci, sicuramente una cosa è trasportare le merci su gomma, una cosa è avere anche per le merci un trasporto veloce. Noi in Calabria produciamo delle eccellenze, produciamo le clementine, produciamo il cedro, produciamo il bergamotto, e avere la possibilità di portare questi prodotti velocemente sui mercati non solo del nord Italia ma in Europa, perché noi la nostra ambizione è portare i nostri prodotti in Europa, prendere anche una fetta importante con il Made in Italy e con i prodotti eccellenti che si producono in Calabria, poterlo fare in modo veloce per portare sui mercati la freschezza, il profumo, anziché stare giorni sul trasporto su ruota. Questo veramente, esatto, significa evoluzione, ma un'evoluzione concreta, come diceva Danilo Toninelli, non chiacchiere. Il Movimento 5 Stelle sta cambiando volto della Calabria, e consentitemi di dirlo, io sono calabrese, una delle regioni più amare e più difficili, ma noi con la nostra tenacia, la nostra perseveranza, con l'aiuto prima del ministro Toninelli, adesso con il viceministro Cancelleri, stiamo mettendo mano su delle cose veramente eccezionali. Hai perfettamente ragione. Rosa, hai detto tutte cose che chiunque può verificare e verificherà che sono vere. Tu sei la rappresentazione dell'essere portavoce del Movimento 5 Stelle. Non andartene, perché hai anche una domanda flash con una risposta flash da parte di un cittadino. E finalmente
arriviamo al nostro Giuseppe Audino, a cui che ringraziamo infinitamente, perché sappiamo il viaggio che hai fatto da Roma oggi per tornare in Calabria. Però prima di darti la parola, veramente, e sono emozionato quanto te, perché quelle mega gru lì le abbiamo viste insieme arrivare dalla Cina, a dimostrazione che abbiamo salvato un porto che invece quelli bravi della politica stavano lasciando fallire. C'è un contributo video prima proprio che riguarda il porto e la storia degli ultimi anni del porto, e poi passiamo subito a te, Giuseppe. Via col video. Sulla crisi del porto di Gioia Tauro, prospettive, scenari strategici, fa il punto Luigi Longo, ex direttore dell'impresa portuale All Service. Le prospettive, scrive Longo nel suo articolo, non sono buone. Vi chiediamo di riaccendere i riflettori sul porto di Gioia Tauro e vi investiamo dell'arduo compito di intervenire per le vostre competenze per creare tutte le condizioni per un pronto rilancio dello scalo gioiese, che per posizione ed infrastrutture ha tutte le carte in regola per tornare ad essere il primo porto del Mediterraneo. È il sindacato autonomo SUL, con i suoi rappresentanti nazionali e regionali, a scrivere ai membri del nuovo governo, con una lettera indirizzata ai ministri delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio e al ministro per il Sud Barbara Lezzi. La notte scorsa la MSC Oliver, tra le portacontainer più grandi al mondo, ha attraccato alle banchine dello scalo calabrese. Dopo appena qualche ora, un'altra ultra large, la Morten Maersk, di uguale stazza, ha fatto il suo ingresso nel canale portuale. Si augura così l'operazione decisa dall'autorità portuale di Gioia Tauro di aprire lo scalo alle mega portacontainer anche di notte. Risponde a questo complessivo progetto di rilancio anche il programma triennale di manutenzione ordinaria dei fondali marini. L'obiettivo è quello di mantenere costanti i suoi livelli di profondità per permettere l'attracco delle portacontainer di ultima generazione in piena sicurezza, garantendone nel contempo la relativa movimentazione dei container in breve tempi. Si tratta di un'operazione adottata anche per rispondere all'esigenza manifestata dal terminalista di avere la disponibilità delle più avanzate strumentazioni al fine di aumentare le performance dello scalo, che punta a posizionarsi in vetta alle classifiche internazionali dei traffici marittimi. Caro Giuseppe, ci vuoi raccontare come abbiamo fatto questo mezzo miracolo che inizia da te e parte da te come portavoce del Movimento 5 Stelle? Raccontalo a quelli che ci seguono, a cui chiediamo di darci una mano a condividere queste informazioni che sono vere, che non sono fake news. Forza Giuseppe! Giuseppe, fa smicrofonato. Sei muto, eccoti. Vai. Dite? Sì. Buonasera a tutti voi. In questo palco virtuale ho voluto portare un po' di Calabria reale, la Calabria che oggi è il fiore all'occhiello dell'azione politica dell'ex, ma che qui tutti chiamano ministro ancora, dell'ex ministro Toninelli e dell'attuale viceministro Cancelleri, che in continuità con lui ha permesso, entrambi hanno permesso in poco più di 2 anni di ottenere tutto questo. Che cos'era il porto di Gioia Tauro fino a 2 anni fa, appena insediato il Conte 1 e io appena eletto, cominciai a studiare questo dossier. Lo studiai da solo, cominciai a lavorarci su con alcuni miei amici, sono qui gli attivisti che fanno parte del nostro meetup, e poi cominciai a parlare della cosa al neo ministro Toninelli, il quale ha avuto la capacità di capire subito che il porto di Gioia Tauro non era e non è il porto di Gioia Tauro soltanto, ma è il porto del Mediterraneo. Io oserei dire è il porto che apre il commercio all'Europa intera. Questo porto di Gioia Tauro era in crisi totale. Nel 2017, quando siamo arrivati noi, nel 2018, c'erano stati 377 licenziamenti. Erano ormai i lavoratori disperati. Avevamo una situazione fra i due soci della MCT che si contendevano un porto che non era capace di rispondere e di risollevarsi. Grazie all'azione di Danilo e all'insistenza anche mia, perché poi ci si vedeva la sera senza neanche cenare alle 21, quando lui aveva un po' di tempo dopo giornate micidiali al MIT e io avevo finito la mia giornata in aula e in commissione, ci si vedeva la sera e si studiava insieme questo dossier.
Toninelli ha avuto la capacità e la qualità di capire che questo porto di Gioia Tauro si poteva risollevare, e si poteva risollevare facendosi forza tutti insieme, facendo un lavoro di squadra, un lavoro che iniziò a settembre 2018 con molta lentezza, con un po' di difficoltà, e che poi dopo quasi un anno ha portato che cosa? Ha portato le grandi navi. È notizia di pochi giorni fa, ho fatto un comunicato che peraltro ha fatto anche Danilo, ha fatto pure Giancarlo Cancellieri, è uscito su tutte le pagine dei giornali, una grande mega nave da 23.000 Teus, significa da 23.000 container, che può arrivare solo in 10 porti in tutto il mondo, e uno di questi 10 porti è il porto di Gioia Tauro. Porto di Gioia Tauro che nel frattempo ha riassorbito quasi tutti quei lavoratori che appena 2 anni fa erano stati minacciati in alcuni casi e in altri addirittura già licenziati. E non solo, ma ora si prepara a nuovi investimenti. In verità molti investimenti già ci sono. Abbiamo qui alla mia sinistra le famose nuove gru, quelle gru che riescono a movimentare queste grandi navi appunto da 23.000 Teus. Sono gru che Danilo conosce benissimo, e anche Giancarlo, perché sono stati qui proprio quando erano appena state insediate e montate. Io non ti nascondo, Danilo, e si nota, penso che si noti, a parte la stanchezza, perché sono arrivato da Roma in macchina appena un'ora fa, un'ora e mezza fa circa. Però c'è sempre un po' di emozione quando si è qui a raccontare quello che è oggi il porto e quello che era e che poteva diventare se non fossimo intervenuti con costanza, con sacrificio, con caparbietà, come abbiamo fatto tutti noi. Oggi il futuro qual è? Il futuro come lo vedi, Giuseppe? Il futuro, allora, il futuro è pieno di tante risorse, ci sono potenzialità enormi. Come sai, mi sto occupando anche della ex area ASI industriale, che cosiddetta area retroportuale, che oggi per quanto è grande e per quanto ha degli spazi che non sono stati utilizzati, oggi può permettere grandi stanziamenti, grandi finanziamenti, grandi investimenti. Io ho già fatto nella scorsa legge di bilancio un emendamento che destina 6 milioni di euro proprio a questa area retroportuale, che serviranno a migliorarla, a renderla bella e accattivante, come dico sempre, bella e accattivante come il salotto di casa nostra, perché credo che un'area industriale, per essere bella e accattivante, deve essere soprattutto appetibile e deve essere soprattutto attraente per chi vuole investire in quest'area. È un lavoro che è appena iniziato, però sono molto contento che il porto cominci a dare quei frutti dopo un anno difficilissimo, lo sai molto meglio di me, un anno di semina molto molto difficile, che ha portato però oggi a grandi soddisfazioni. Tu lo sai perché eri emozionato anche tu l'ultima volta che sei stato qui. Ogni volta che sono qui penso che un metro quadrato, forse anche meno, di questo porto un po' mi appartiene. Appartiene a te molto di più di un metro quadrato, e ogni volta che incrocio e incontro i portuali mi chiedono del ministro Toninelli, mi chiedono di questo governo, mi chiedono che cosa stiamo facendo, e mi ringraziano per quello che abbiamo fatto. Ecco, io credo che questo è il fiore all'occhiello dell'azione politica mia, tua e del Ministero tutto e del Movimento in generale, perché per una volta, e credo sia la prima di tante volte, invece del farò e del faremo, qui abbiamo dimostrato che dopo un anno e mezzo di lavoro abbiamo fatto. Dimostriamo nei fatti quello che siamo stati capaci di fare. E guardate che un anno e mezzo non è tanto, perché il porto da 25 anni che esiste e da qualche annetto, diciamo, soffriva pesantemente questa minaccia di licenziamenti continui. Noi siamo riusciti a darlo in mano adesso a MSC, che nella nuova società MCT gestisce il porto in maniera egregia. I volumi d'affari sono aumentati del 42% e del 18% nell'ultimo trimestre ottobre-dicembre 2019. Continuano ad arrivare queste mega navi. In questo momento, mi sposto un attimo, è arrivata una piccola nave, una nave che porta pochi container, ma a dimostrazione del fatto che qui si lavora H24. E quello che mi piace sottolineare è che
Questo dimostra che la buona politica, fatta di caparbietà, di impegno, scusatemi la parolaccia, anche di rottura di scatole, perché ho rotto le scatole a tutti, probabilmente anche a Danilo i primi tempi, quando con tanta insistenza, come ho fatto pure con Cancelleri, ho cercato di spiegare che questo non era il mio porto, non è il porto degli attivisti, non è il porto dei gioiesi o della piana di Gioia Tauro, ma è il porto dell'Europa, è il porto dell'Italia intera. E siamo stati capaci di essere anche molto convincenti con il governo, e Conte, il presidente Conte è stato anche molto attento, è stato a Gioia Tauro, guarda caso, proprio pochi mesi fa, prima dell'emergenza Covid. A proposito, siamo muniti di mascherine e siamo distanziati come la legge prevede. E la cosa che mi preme sottolineare è che il presidente Conte ha voluto presentare il progetto Sud, l'agenda Sud 2030, proprio a Gioia Tauro. E vi svelo un piccolo segreto: doveva presentarla qui, doveva presentarlo qui. Poi, per motivi di logistica, ovviamente è stato scelto invece come posto, è stata preferita invece come location la scuola, che è stata una bella scelta. Oggi, bloccatemi voi, chiudetemi voi, perché hai detto tutto, grazie. Quel porto deve tanto a te, deve altro che un metro quadrato tuo, deve tanto a te, tanto al metodo di lavoro del Movimento 5 Stelle, che parte dal territorio, dai cittadini, dai portavoce, e quando sta al governo li ascolta, studia, trova le soluzioni e risolve i problemi. Andate in giro a dirlo, condividete, questi sono fatti veri, sono stati tutti riassunte quelle persone, quelle centinaia di lavoratori che da tanto tempo non lavoravano, sono state riassunte, c'è una prospettiva di crescita straordinaria. Annuncio, Giuseppe, vai, veloce. In vista ci saranno ancora altre assunzioni, e ti dico un'altra cosa, l'avrai vista oggi perché ho fatto il comunicato proprio oggi, te ne sei occupato anche tu, il raccordo ferroviario, ti ricordi? Ne avevamo parlato all'inizio, poi Cancelleri con la Regione Calabria, finalmente siamo riusciti a sbloccare anche questo, per cui il raccordo, quel famosissimo raccordo che impediva il trasbordo su ferro, oggi è finalmente in mano a RFI, che potrà gestirlo e attuare anche la manutenzione che può e deve fare RFI, mentre prima, quando era al Corap, che era di proprietà e di proprietà della Regione, creava contenziosi continui fra la gestione e la manutenzione. E sono giorni veramente incredibili, perché dopo anni di lavoro silenzioso, con un ministro eccellente che è il qui presente Danilo Toninelli, e con l'attuale ministero che sta facendo un ottimo lavoro, e con il grandissimo Giancarlo Cancelleri e il suo staff, stiamo lavorando ancora per il retroporto e per altre idee. Diciamolo Giuseppe, alla gente, diciamolo alla gente. La gente non lo sa, pensa che la Iole Santelli abbia salvato il porto, per farvi capire qual è il flusso di informazioni. È per questo che questi video, queste dirette, questa bellissima idea che ha avuto Paola di questo Riparte l'Italia è importante, per raccontare la verità con umiltà ma con tanta convinzione. E ringraziamo anche il commissario Agostinelli, che so che ci sta seguendo, che ha fatto un grandissimo lavoro e che ha accompagnato le scelte del governo e le ha concretizzate, perché quando si è liberi e onesti, mani libere, onestà e tanta volontà, si risolvono i problemi, altro che i vecchi della politica. Rosa, domanda flash. Ciao Giuseppe, siamo in ritardissimo, Giuseppe, esatto, non possiamo. Grazie mille. Rosa, ciao, grazie, ci vediamo bene. Rosa, devo dire una cosa al volo, vi ringrazio. Vai veloce. Vi ringrazio di questo ritardo, perché mi ha permesso di essere puntuale, visto che sono arrivato da Roma poco fa. Grazie. Va bene, grazie mille. Ciao a tutti i ragazzi che sono con te dietro. Grazie di cuore. Grazie mille. Allora Rosa, domanda in sovraimpressione da parte di Claudio, risposta in 30 secondi, e se me la mettete, se no leggo direttamente, qua benissimo, la leggiamo. Si legge, eccola qua, il governo vuole realizzare l'alta velocità nel sud. Claudio ti domanda, cara Rosa, nel caso ci fosse nei parlamentari una scelta libera da campanilismi esasperati, l'alta velocità riguarderebbe la dorsale ionica? Risposta flash, vai Rosa. Grazie Claudio, perché mi dai l'opportunità per precisare una cosa. Già noi abbiamo fatto un altro miracolo sulla fascia ionica, abbiamo fatto venire la Fraccia Argento, Bolzano, Sibari, invertendo la rotta, perché la fascia ionica doveva essere dismessa per la vecchia politica. Adesso, completata l'elettrificazione Sibari-Crotone, si andrà avanti. Non solo, il Presidente del Consiglio
ha attenzionato questa fascia, quella fascia ionica, dicendo che ben presto si collegherà con l'alta velocità di Salerno. Voglio dire anche questo, voglio anch'io ringraziare il commissario Agostinelli, perché noi insieme a questo governo, al governo 5 Stelle, ancora con Danilo, al quale io mi riferisco, ma con l'attuale sottosegretario, stiamo seguendo i lavori della 106. Stamattina con il collega alla Camera Francesco Forcinita abbiamo incontrato l'ANAS per l'ottavo megalotto. Sto seguendo la questione del porto, perché noi abbiamo un importantissimo porto, il porto di Corigliano. Sono partiti i lavori anche lì dell'elettrificazione. E quindi questo governo, questo Movimento 5 Stelle sta portando veramente quella rivoluzione culturale e concreta di cui avevamo bisogno. Un'altra cosa, alla sala di Sibari abbiamo anche, alla stazione di Sibari abbiamo anche la sala blu, e quindi anche le persone diversamente abili o portatori di handicap possono finalmente salire su un treno, andare a visitare le città d'arte, andare a farsi le proprie visite in tutta libertà, in piena libertà. Grazie al Movimento 5 Stelle, perché con tutte queste misure, tutte queste opere ha riportato la dignità in Calabria, la dignità come territorio e come cittadini. Questo dobbiamo dirlo, la dignità che gli altri politici ci avevano fatto perdere. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie. Io ringrazio Rosa Silvana Abate, ringrazio Giuseppe Audino. Io invito e ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo e vi invito a condividere questi video anche alla fine della diretta. Continuate a condividere queste informazioni. Oggi avete visto delle meraviglie. Ragazzi, quando qui si parla di 2 anni per i risultati che ha fatto vedere Audino, grazie al ministro Toninelli, grazie al vice ministro Cancelleri, in Italia sono dei miracoli. Quelle sono opere che stavano ferme da 20 anni. Quindi non solo la grande capacità del Movimento 5 Stelle al governo di fare e fare bene, ma di fare in fretta quello che al paese serve. E io, salutando i nostri colleghi e continuando a chiedervi di condividere, di far sì che queste informazioni arrivino a tutti quanti, specialmente i calabresi, fatelo vedere ai vostri conregionali, fategli vedere quello che veramente accade, non quello che raccontano che sembra dovrebbe accadere. Io introduco l'ultimo tratto di questa trasmissione con un video che non avevo visto, meglio, l'avevo visto tramite una diretta proprio di Danilo, e non ho visto su nessun'altra televisione, non ho visto su nessun'altra trasmissione. Vi prego di guardarlo con attenzione, perché poi introdurremo i nostri colleghi in antimafia, e veramente questo è uno specchio del paese che non vogliamo più vedere. Però dell'Utri, ragazzi, dell'Utri io lo so, perché dell'Utri la prima persona che contattò per la formazione di Forza Italia fu Piero Magri al Real Gioia d'Euro. Non so se ci ragioniamo. Tu pensi che ci sono 2 mafiosi in Calabria che sono i numeri 1 in assoluto? Uno è del Viponese e l'altro è di Gioia Tauro. Uno si chiama Giuseppe Piero Magri e l'altro si chiama Luigi Mancuso, che è più giovane e forse più potente. Io li difendo dal 1981, cioè sono 37 anni che questi vivono qua dentro. Pazzesco. Quella di Giancarlo Pittelli non è una voce qualunque. Viene intercettata dal ROS dei Carabinieri il 21 luglio 2018 grazie ad un virus informatico inoculato in uno dei suoi dispositivi elettronici. Pittelli, indagato chiave nella maxi inchiesta Rinascita Scott, oggi detenuto con l'accusa di essere il trade union tra le alte sfere dell'Andrangheta e lobby di potere politico massonico, è stato più volte parlamentare della Repubblica, sotto le insegne del partito di Dell'Utri e Berlusconi, appunto, Forza Italia. È stato soprattutto un penalista di primissimo piano che tra i suoi clienti ha annoverato alcuni dei boss dell'Andrangheta più potenti. Anzi, sostiene lui che li ha difesi e ne conosce le storie processuali e criminali, i più potenti, Peppino Piromalli e Luigi Mancuso. È così la sua voce quando parla di Marcello Dell'Utri e delle origini degli Azzurri, all'alba della Seconda Repubblica, mentre le mafie cercavano nuovi referenti politici. Assume una rilevanza poderosa e gli 007 del ROS la ascoltano. In quel giorno d'estate Pittelli incontrava figure influenti dell'ANAS, si intratteneva a conversare, le sue parole su Dell'Utri venivano precedute da una battuta quanto mai eloquente sulla trattativa Stato-mafia.
Senti, sto leggendo questa storia che hanno riportato sul Fatto Quotidiano della trattativa Stato Mafia, sì. Berlusconi è fottuto. Berlusconi è fottuto. Pietro Comito per la CNews 24. Ci sembrava doveroso far vedere queste immagini, ci sembrava doveroso i commenti, forse neppure servono, ognuno ha la possibilità di giudicare, di rivedere indietro la storia, una storia tragica che purtroppo ha segnato questo paese. E vogliamo continuare a parlare di questi argomenti con la nostra deputata in Commissione Antimafia e in Commissione Sanità, Dalila Nesci, e purtroppo mi dicono che Nicola Morra non è riuscito a collegarsi, sapevo che aveva un grande desiderio di poter intervenire, ma l'orario è tardo, gli impegni sono molteplici, quindi sicuramente avremo un'altra occasione per sviscerare con profondità tutto quello che riguarda il nostro passato, ma che non può più far parte del nostro futuro. Però Dalila, io con te ci tengo, perché so che il tuo impegno in sanità è stato costante, so che la sanità purtroppo in Calabria, la condizione della sanità è disastrosa, anche proprio a causa dell'infiltrazione della criminalità organizzata. Io voglio chiederti, sì, come si sta gestendo il piano di rientro per la sanità calabrese? Sì, intanto ciao a tutti ragazzi, grazie per aver mandato in onda quell'inchiesta di Comito, perché anche in Calabria ci sono tanti giornalisti che fanno inchiesta, rischiano in prima persona, e questa inchiesta Rinascita SWAT di Gratteri è purtroppo lo specchio di tante degenerazioni nel mondo della politica, della cosiddetta massoneria deviata. C'è un filo labilissimo che in alcuni casi, come stanno dimostrando queste inchieste, investono l'andrangheta e vari aspetti della, diciamo, della società, purtroppo non solo calabrese ma italiana, e non ne sono immuni a alcun partito, né di centrodestra né di centrosinistra. Questa è un'evidenza. Noi sappiamo bene che questo fa da sfondo anche agli interessi nella sanità, perché nella sanità c'è anche il cosiddetto voto di scambio, gli interessi per gli appalti nelle forniture, anche per esempio nell'assunzione di alcuni dipendenti. Noi tutt'oggi ci ritroviamo con due aziende sanitarie provinciali che sono sciolte per mafia, Reggio Calabria e Catanzaro. Ma in Calabria la sanità è allo stremo, non soltanto a causa della criminalità organizzata e degli interessi dell'andrangheta, ma anche per uno sfacelo manageriale che in alcuni casi persiste. Perché tu lo sai bene, Paola, ci proviamo già dal Conte 1 a riformare i criteri di selezione all'interno degli albi nazionali e regionali dei direttori generali, sanitari, amministrativi. C'è un mio testo alla Camera, uno al Senato. Cerchiamo ovunque, insomma, di andare avanti su questo tema, ma sappiamo che è difficilissimo, perché quando parliamo di sanità parliamo di circa il 75-80% dei bilanci regionali, quindi si parla veramente di interessi economici e si parla della carne viva delle persone. Io non riesco appunto ad essere entusiasta solo per rispetto verso la sofferenza che ancora tante famiglie calabresi patiscono. Non si può dire che sia colpa di questo governo o di quell'altro, perché quello che noi sosteniamo da diversi anni, perché la Calabria è commissariata da 10 anni, quindi ci hanno provato tutti i partiti a gestire questa sanità. Noi anche siamo arrivati alla convinzione, benché con l'ex ministra Giulia Grillo si è avviata questa strada del decreto Calabria, proprio per cercare di tenere d'occhio le uscite della sanità calabrese, ma sappiamo tutti politicamente che la via è riformare la legge sui piani di rientro e sui commissariamenti, perché non funziona più, e c'è un tuo testo di legge che io sostengo e dobbiamo portare avanti per rivedere i rapporti tra Stato e Regione nella sanità.
perché ad oggi l'unica ricetta per la sanità è stata efficientare, che poi significava tagliare. Ecco, noi abbiamo dismesso la stagione dei tagli già con il governo Conte 1, abbiamo incominciato ad investire per la prima volta nella legge di bilancio del Conte 1, non si facevano tagli alla sanità e adesso con questo governo, purtroppo la pandemia e questa crisi sanitaria ci ha dato l'opportunità invece di investire. Quindi tutte quelle scelte scellerate, neoliberiste dell'austerity europea sono state spazzate via e noi avevamo ragione quando nella scorsa legislatura facevamo anche forse azioni troppo potenti, troppo veementi e che oggi con un atteggiamento più istituzionale abbiamo dismesso, perché siamo nei contesti dove le cose le possiamo effettivamente cambiare. Ovviamente ci sono alcuni contesti molto difficili, incancreniti come la sanità, ci vorrà del tempo, quindi anche a voi chiedo ancora di darci di darmi man forte su questo tema, perché è delicatissimo e serve ancora una scossa in più. E l'ultima cosa che vi dico è che nel decreto bilancio abbiamo messo 3,2 miliardi di euro nella sanità. Anche questo, diciamo, è il riscontro che finalmente allochiamo diversamente e in maniera migliore le risorse, finalmente sulla medicina e sulla sanità del territorio, sulle assunzioni, anche nella stabilizzazione dei precari. Ecco, passo dopo passo, forse sono passi piccoli e mi rendo conto che vedere la qualità dei servizi sanitari che si alza è complicato da toccare con mano, però questi passi sono inesorabili e noi non ci fermeremo e andremo avanti. Grazie, grazie Dalila. Confermo grazie. La sanità dal problema del Covid deve diventare un'occasione per questo paese per fare quello che non si è mai fatto. Niente tagli, va investito in sanità, va investito su una sanità buona, quella sul territorio. Togliamo la sanità ospedalocentrica e cominciamo a ridare vita alla sanità viva sulla pelle delle persone, accanto alle persone sul territorio. Dalila, io ti ringrazio, noi siamo andati lunghissimi. Dalila, grazie Dalila. L'appuntamento per la prossima. Ciao, continua così. Mai. Mi pare che sia andata bene, Paola, abbiamo fatto parlare tantissimi portavoce, hanno detto tutte le azioni concrete che abbiamo fatto, ma date, chi ci sta seguendo, ci dia una mano, perché noi ce la mettiamo tutta, ci tagliamo gli stipendi, rifiutiamo i soldi pubblici, facciamo tutto questo per voi, non ci interessa avere alcun tipo di vantaggio, se non semplicemente quello di dare una mano a voi, perché noi siamo nei luoghi importanti oggi, ma ve lo dobbiamo raccontare, perché la storia che vi raccontano non è vera, sono fake news. Sono balle, il Venezuela, i soldi a Casaleggio infangato anche dopo la sua morte, sono tutte balle, è uno schifo totale, come dici tu giustamente Paola, e noi dobbiamo continuare a lottare, a fare controinformazione, quindi diffondete anche domani e dopodomani il video, anche perché ci sono tante informazioni e saperle si può permettere di raccontarle in giro, in casa, sul luogo di lavoro, al bar con gli amici. E ricordatevi che lunedì, cara Paola, non sei libera, ma lunedì alle 20 alle 20:30 Paola, siamo in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e ti dico solo tre ospiti che ci sono: il sottosegretario alla presidenza del consiglio Fraccaro, il ministro Patuanelli e il ministro Costa. Avremo tantissime cose da dire, tantissime domande a cui rispondere. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, continuate a darci la mano, condividete tutti. Condividete a lunedì. Ciao Paola, ti voglio bene. Ciao Dani, io a te. Ciao.